studio individuale, ecco ho dimenticato diciamo, uno studio individuale che sta a Granada con pochissimi collaboratori, molto vivace molto ed è anche una professoressa nella scuola di Granada per l'appunto. Qui accanto abbiamo Donatella Fioretti invece eh, Viene da Berlino, nella sostanza, di uno studio importante fatto da tre eh, architetti: Piero Bruno, lei, Donatella Fioretti e José Marcas. Uno studio che si è formato a Berlino, credo, negli anni '95, cioè non, non recentissimo, ha una amplissima attività. Guardate il sito: è uno studio di media entità, non è un grandissimo studio, però non piccolo: una ventina di persone forse, 25, sì, sì. Non, eh, una cosa così. Anche lei molto impegnata, fra l'altro è interessante lo studio: tutti e tre i titolari sono impegnati nel, nel progetto, nel, nella didattica, in varie sedi. Eh, Piero Bruno ha una facciule eh, in Monaco, se sì. e eh, José Gutierrez, Mario Gutierrez Marques, a Weimar, nella Bauhaus Universität. E lei a Berlino nell'università eh, no, tu sei in un, Io so, a Dusseldorf esatto. Quindi esperienza notevole anche nell'insegnamento. Poi c'è eh, che accanto lo studio più giovane di formazione, anche se uno, mi senti? Eh, la Daria De Seta, che è la bambina del gruppo, diciamo così dal punto di vista generazionale. Ha fondato insieme a, si è associata con un signore un po' più anziano eh, che si chiama. Ordi Garcès, Jordi Garcés. Jordi, Jordi Garcès, E, e un'altra fanciulla eh, che si chiama Bonet, Bonet, che hanno messo insieme uno studio a Barcellona, eh, molto vivace, il, appunto, Garcés de Seta Bonet, architetti e anche lei insegna eh, e si è occupata nell'Esab, nella scuola superior tecnica di Barcellona. Dall'altro lato del tavolo non è ancora arrivato Va bene, non insegna all'Esab. Vabbè, non insegna. Poi spieghi meglio dove insegni, comunque è impegnata nella didattica. Poi abbiamo invece due Rappresentanti di due studi internazionali, decisamente per vocazione, per collocazione. Qui abbiamo Patrick Schumacher, che è di fatto il rappresentante, la continuità dello studio Zahadid, Zahadid Architects, il, il principale responsabile di quello studio. Ed è uno studio che ha un, una lunga storia, ovviamente, e anche una ricchezza di articolazioni nel mondo internazionale. Poi arriva, sta dietro l'angolo, arriva qui, eccolo, è arrivato, eccolo lì. Ah, non ti vedevo perché guardavo dietro. Massimiliano Fuxas, che fra l'altro è accademico di San Luca e che ha anche lui uno studio romano ma con altre sedi in altri posti. Quindi anche lui rappresenta pienamente... In Inoltre rappresentano due studi anche di entità ampia di persone che lavorano, superiore a quella degli altri. Sono numeri che non conosco, ma sopra i 50, sui 50 e oltre forse. Quindi le realtà professionali che, che abbiamo qui rappresentate sono diverse, con problemi probabilmente molto diversi di organizzazione del lavoro. Di... Le domande, visto che parliamo di didattica, che vi faccio subito. E che vi pregherei di tenere in considerazione rispondendo come volete e anche a quelle che volete, non siete obbligati a rispondere a tutti i quesiti che vi pongo. Sono di tre categorie, diciamo. La prima categoria riguarda esattamente il rapporto che c'è con i giovani che vengono ciclicamente, immagino, a chiedere. Eh, a presentarsi nei vostri studi. In genere questo avviene in varie forme, eh, come tirocinio, un giovane che si avvicina dicendo io voglio fare una breve esperienza di lavoro per capire, per imparare, eccetera. magari magari andato da un'università. In altri casi c'è la ricerca di un lavoro relativamente stabile, come dire, cercare di trovare un modo per vivere. Eh, perché interessati, perché. E già questo secondo me permette di capire qualcosa che abbiamo, di, cui siamo di cui ci siamo interrogati ieri. Cosa portano questi giovani e che cosa manca alla formazione di questi giovani? Dall'ottica di uno studio forse questo è percepibile. Secondo tema. Vengono da provenienze diverse, da scuole diverse, soprattutto ormai il mondo del, del lavoro, soprattutto quello giovanile è molto internazionale. Che dif differenze di eh, preparazione, di formazione, di capacità strumentali trovate fra uno studente che si presenta, che viene dall'Italia e uno che viene dagli Stati Uniti o viene dall'Inghilterra, per esempio? che succede, quali, quali, eh, cosa, come, si, come contribuiscono al vostro lavoro. Poi alcuni studi, e forse tutti gli studi, nel lavorare con i giovani fanno qualche forma di addestramento, esercitano, per così dire, un po' di didattica interna. Eh, Arriva un bambino inesperto e magari è interessante lavorarci, eccetera, però in qualche modo deve essere come si dice, strutturato, attrezzato per essere eh, integrato dentro il, il lavoro dello studio. So che alcuni studi, ci sono qualche esempio, diciamo, addirittura organizzano dei corsi. Cucinella, per esempio, eh, so che ha messo in piedi una specie di stage personale, di scuola, un po' anche Renzo Piano, Il, eh, Dominique Perrault, ha messo in piedi un MOOC che è più o meno la stessa cosa. Quindi ci sono i fenomeni in cui gli studi hanno in qualche modo attivato un qualche attività di didattica successiva. E questo è il nucleo, un nucleo, il rapporto fra il giovane eh, laureato o laureato da poco e lo studio professionale. L'altra è una domanda molto più eh, interna, molto più teorica, diciamo, però anche di Ieri nella discussione ripetutamente in molti interventi è uscito un'affermazione, è stata detta da molti, che si riferisce alle, alle grandissime modifi modificazioni che avrebbe avuto il progetto di architettura, la, la, la forma, il modo di esprimersi del progetto di architettura nella eh, realtà contemporanea. Soprattutto perché eh, nel, noi siamo partiti da una riflessione critica, però anche rispettosa diciamo in qualche modo, della formazione delle facoltà di architettura in Italia in cui c'era un'idea di professione. Il lavoro del progetto è veramente così profondamente cambiato nella sua sostanza o è cambiato solamente? l'apparato strumentale, ovviamente l'informatica, ma ieri si diceva che no, è cambiato tutto, c'è cioè l'intelligenza artificiale, ci sono altre cose. La domanda è, è veramente cambiata? Io per esempio sono convinto che nella sostanza il progettare, nella sua essenza, non è cambiato affatto. Naturalmente io sono un vecchio reazionario e voi potete contraddirmi pienamente, però... Nel, mi parebbe molto interessante entrare in questa questione, che è una questione cruciale perché permette di ragionare in modo più limpido sulla questione e ha anche una serie di eh, come si può dire, conseguenze di altro tipo proprio sull'organizzazione professionale. La domanda potrebbe essere a questo punto il lavoro progettuale, il progetto è divisibile? È compartibile fra più persone? È possibile organizzare un lavoro pro progettuale, come si può dire, tailorizzando la produzione del, del progetto? Dividendolo in pezzettini, ognuno fa il suo pezzetto? Questo pure secondo me è un interrogativo importante perché... Lì c'è molto sul, su che cos'è la professione progettuale, soprattutto quando è applicata in una grande struttura lavorativa. Nella mia esperienza, eh, ho assistito a tante organizzazioni di lavoro, ho partecipato anche come relativamente giovane a studi grandi o attività momentanee, non ho mai non mai come dipendente ma come collaboratore in grandi studi. Io ho avuto sempre la sensazione che alla fine, a prescindere da una serie di attribuzioni marginali, cioè si può avere un, in un grande studio ci può essere chi si occupa del, dei rapporti col mondo, di chi analizza i materiali, di chi cataloga le cose, di chi sviluppa, di chi disegna alla fine l'esecutivo, però alla fine la sensazione è che c'è sempre un progettista, al massimo un piccolo gruppo, un, un gruppetto di due o tre persone che collaborano misteriosamente come è avvenuto in, in tanti casi, Aznago e Vender, Gabetti e Isola, erano sinergie di persone, ma che sia veramente poi possibile delegare il progetto a molte persone, a me sfugge, però mi chiedo se non sia in realtà imposto dei tempi, però è una domanda secondo me, non, è un, non ho risposta. Quarta domanda, quarto gruppo di domande è come sta veramente cambiando, visto dal punto di vista della professione, il futuro? Quali sono le eh, linee diciamo, di... Eh, ricerca anche dal punto di vista dei clienti, eh, del lavoro, eh, come si orienta eh, i vari studi, in che direzione vanno? Ieri si parlava di tante prospettive che da, si dà all'università: ambiente, territorio, risanamento del paesaggio eh, piuttosto che eh, i gran, le grandi infrastrutture o altre cose di questo, o i grandi monumenti. Però io credo che ogni studio. <ride> Responsabilmente cerca di specializzarsi in una direzione, cerca di, eh, e quella direzione è una direzione che ritiene: eh, come si può dire, utile per lo sviluppo professionale di quella struttura. E quindi guarda, si, è, si guarda intorno, cerca il lavoro diciamo. e qui di nuovo. Sentire questa pro proiezione sul futuro vista non dal, dal pensamento delle, dei professori delle facoltà e dalla loro capacità di lettura del, del mondo, mi piacerebbe molto sentirlo dal punto di vista dei, di, chi, di, chi si, di chi deve fare. Procedere e, mh, e come dire, sviluppare, e fare diventare una realtà economica, perché le realtà economiche, gli studi sono realtà economiche, sono realtà produttive, imprenditoriali e quindi hanno un, una necessità eh, oggettiva di vedere il loro, il loro futuro, la loro visione del futuro. Per esempio, nella mia esperienza, ormai sono abbastanza vecchio, di nuovo da giovane ho partecipato a tante modificazioni del lavoro. Roma per esempio, che oggi vede solo pochissimi studi, uno dei quali è qui presente, di grande respiro e per il resto si lavora molto invece sullo spicciolo, sul quotidiano. Sul... Roma quando ero appena laureato e per molti anni era la sede di grandissime società di progettazione, Bonifica, Italcondotte e via, che lavoravano in largamente per i paesi orientali, per il Medio Oriente, per, per infrastrutture, per sviluppo. Se riandate a un uh, lavoro che, facemmo, che fece Paolo Portoghesi, promosse Paolo Portoghesi alla Biennale di Venezia del 93, mi pare, eh? 83, si sì, ha ragione di lui, in cui si parlava del lavoro degli eh, studi italiani, per, di, mon, europei per il terzo mondo, per uscì un panorama interessantissimo di, eh, di un mondo eh, di espansioni, di proiezioni, in gran parte completamente sì, cambiato questa volta. Prospettive completamente fallite, i famosi studi professionali di cui parlavo io, quelli romani, le grandi società sono tutte fallite. Eh? E quindi da questo punto di vista credo che sia molto interessante sentire il vostro parere, che siete molto, in molti casi molto più nel vivo delle cose, perché vi riguardano direttamente, non indirettamente come succede a un professore, la vostra visione del futuro. Io chiudo qui, non farò commenti eh, di nessun tipo agli interventi loro che sono liberi di farli con totale serenità, eh, anche, e vi ripeto, non rispondendo affatto, rispondendo solo parzialmente a quello che mi chiedo e vi chiedo. Potete usare serenamente il mail. vi chiedo solo di contenere gli interventi in, un, in una venticinquina trenta minuti per dare spazio a una discussione anche fra voi e fra tutti, cosa che ieri non è avvenuta perché gli interventi sono andati troppo lunghi e la gente si è anche un po' lamentata della mancanza di una possibilità di dialogo. Vi ringrazio moltissimo e. Eh, seguirei a questo punto semplicemente la richiesta c'è stata di Patrick Schumacher di cominciare subito e io gli darei sicuramente la parola subito e poi seguiterei con Donatella Fioretti, poi Massimiliano Fuchs poi Elisa e poi la Daria De. vi ringrazio moltissimo mi metto nel pubblico Uh. Uh. You okay. Welcome everybody. I will speak in English, but I will be translated okay. sentence by sentence. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. Um, in English I traduco frase by frase, se non è chiaro vi prego di farmi <laughs> So actually, I agree with the position paper of the whole conference with respect to the crisis of architectural education. Um, de de i That gives me the opportunity to respond also to the first questions about. What we find, new graduates bring to our studio when they come. il Chemi fornisce anche un'opportunità per rispondere alla prima domanda riguarda ciò che neo laureati portano con sé quando arrivano in studio. If I would pick a random student, they would bring very little, certainly not enough. I'm only hiring my own students. A scegliere uno studente a caso non porterebbe di sicuro abbastanza con sé perciò eh, do lavoro solo ai miei studenti. So, most graduates are largely unusable for us in, as professional architects. La maggior parte degli, dei neolaureati sono inutilizzabili per noi. Um, so, with respect to the uh, paper. Introducing the conference, I picked out some three points and have added one uh, to express my alignment with with the overall conference agenda. Per quanto riguarda il paper che presenta um, i temi di questa conferenza, um, ho scelto tre dei punti principali al quale ai quali ho aggiunto uno in più. Um, per, per dare un'immagine dell'insieme della mia reazione. So, first, the problem that we have full time teachers without professional experience. Per primo, il problema è che abbiamo degli insegnanti a tempo pieno che non hanno esperienza professionale. They indeed using students for their own isolated research as fruit noli studenti per um, portare avanti la propria ricerca in isolazione, ricerca personale that often implies a detachment from society's real needs il, il che um, implica anche uno staccamento um, un, un distacco dai bisogni reali della società and I want to add That there is an absence at schools of architecture of any standard curriculum which would make uh, the result predictable. But I don't think it's only the problem of the schools, it's a problem of the discipline. The discipline's fragmentation and uh, lack of collective, coherent positioning. Il non della disciplina So I formulated. I want to begin with, some, with eight theses. On the current crisis of education, architectural education. Ho formulato otto la attuale nella didattica Thesis one: This is a global crisis that reflects the fragmentation and disorientation of a discipline. And global means here: This is not only Italy. This is also around. all other countries i've schools which Ok, ipotesi 1. questa è una crisi globale um, che um, rispecchia la frammentazione e la disorientazione della disciplina a livello internazionale, quindi non solo in Italia, non solo nel Regno Unito, ma ovunque eh, Schumacher andato al mondo ha trovato lo stesso problema. Thesis 2 the currently dominating model of architectural pedagogy the aa model of an unbounded diversity of experimentation is an anachronistic hangover from the period after the end of modernism when the discipline had to brainstorm new ways of new ways forward ok il modello um, okay, got the Attualmente, um, per quanto riguarda la, la didattica, la pedagogia um, dell'architettura, um, è quella dell'AA, um, il che è un modello che prevede una diversità di sperimentale senza limiti. Um, e l'ipotesi è che questo è una, um, un, un lascito di, anacronistico di un periodo um, alla fine, verso la fine del, dell'era moderna dell'epoca del modernismo um, un momento in cui la disciplina aveva bisogno di, um, di tirar in per andare avanti. So this uh, AA model is precisely what the points I've started with. This is about young teachers without work and experience experimenting individually and using the school to experiment individually something for the future of the discipline. That's the AA model, and that made perhaps sense in the 1970s when the certainties, the curriculum, the values, and results of 50 years of modernism were. In crisis, bankrupt, couldn't continue. We needed that brainstorming. That made sense then. Allora, questo questo modello ah, ah, um, era proprio quello il quale si riferisce si riferiva prima di, che vedeva giovani insegnanti. Um, che non avevano lavoro per conto proprio o esperienza pratica, um, che usavano, sfruttavano la scuola per poter sperimentare, sperimentare a livello individuale o, o per conto proprio um, e con questa sperimentazione cercare di, um, di formare una futura disciplina. Um, un modello che aveva un suo senso negli anni 70, quando le certezze e i valori del modernismo erano ormai. Um, um, bancarotti senza più, um, più senso um, ma um, che oggi giorno chiaramente um, vanno rivisti. So my point is actually this brainstorming decade, let's say from The late 70s to the uh, late 80s was very productive, but it makes no sense that brainstorming goes on forever without selecting and building on the results. So we are in a state of permanent brainstorming, which turns architecture schools in art into art schools. Without ever translating any results forward. Allora, questo decennio, um, c'è stato un decennio di questa attività di um, sperimentazione um, anche con idee, ma soprattutto con idee, um, quindi una sperimentazione intellettuale dagli anni, dai tardi anni 70 ai tardi fine anni 80 um, ed è stato in effetti molto produttivo um, ma non ha senso continuare tutt'oggi um, senza um, effettuare una selezione senza um, costruire qualcosa sui risultati um, di questo e, um, altrimenti si rischia che le scuole d'architettura diventano semplicemente scuole d'arte, eh, accademie di belle arti di un altro tipo. Um, e si arriva a una specie di stasi. Thesis 3. The crisis will be overcome when world architecture once more converges onto a hegemonic unifying paradigm. That allows for cumulative research, global application and then canonization, just as modernism achieved between 1920 and 1970. Okay. Um, Tese, ipotesi number three. La crisi sarà superata, verrà superata, quando a livello internazionale l'architettura um, converge di nuovo. Um, verso un, um, un paradigma egemonico, unificante, che permette una, la ricerca, una ricerca cumulativa, um, un'applicazione globale e poi um, lo, svil lo sviluppo di un canone. Um, come la canonizzazione di, dei risultati um, come avvenne per il modernismo tra il, il 1920 e il 1970 Thesis 4 Then, a new basic shared curriculum can emerge on the basis of which a multiplicity of cumulative and complementary research efforts Can make a real difference for the development of a new, global best practice of professional and creative work. A quel punto potrà emergere un venire fuori una nuova, essenziale e condivisa, o condiviso curriculum um, sul base del quale. Um, una moltitudine di, di ricerca cumulativa e complementare um, può fare una differenza reale per quanto riguarda lo sviluppo um, di una, un nuovo best practice globale um, per quanto riguarda il lavoro professionale e creativa, creativo. <clears throat> Thesis 5. The paradigm we are looking for is parametricism, the discipline's answer to the societal challenges and technological opportunities of, a, of our computationally empowered post Fordist network society. This paradigm has no viable rivals and has sufficiently matured to become global best practice very rapidly. Il paradigma che, stiamo, che cerchiamo è parametrismo, il che offre la, la risposta per con, a livello disciplinare alle uh, sfide um, sociali e tecnologici, no, scusatemi alle sfide sociali e le opportunità tecnologiche um, presenti nella nostra Um, società um, che eh, con il suo um, post-fordismo a livello di um, possibilità um, offerte dalla da, tecnologia um, dei de computer, informatica, um, è una società anche um, con una rete di interconnessioni molto forti. Questo paradigma, parametrismo, non ha um, nessun rivale um, credibile è, ed è ormai um, sufficientemente maturo da um, poter diventare in, in brevissimo tempo veramente il best practice globale, internazionale. And this very powerful paradigm, which already delivers globally through Zadid Architects, through Massimiliano Fuxas, and many others, actually is a result of the brainstorming of the AA and other places like Colombia from the 1980s. Then we had at the AA and Colombia throughout the 90s cumulative innovative research. S which allowed us to develop this so um, but the schools needed to change to bring this out into reality and that final step didn't happen instead, s instead the 80s model spread around the world questo <laughs> paradigma sta um, producendo dei frutti molto importanti a livello globale, um, attraverso, o nel, nel caso dello studio Zahadid, nel caso dello studio Fuxas, um, è stato, è un risultato effettivamente della, del, dello sperimentismo intellettuale um, dell'AA negli anni Ottanta, anche a Colombia. Um, è uno sperimentismo che, che è continuato negli anni 90 um, la ricerca a livello cumulativo fatta a Colombia negli anni 90 che ha tutto, um, tutto contribuito um, a questo paradigma e il problema è che le scuole non, hanno, um, non sono andate oltre e non sono sviluppate Um, sono rimasti sempre li um, negli anni Thesis 6. The 2008 financial crisis and the political regression and economic stagnation. Since have so far prevented the hegemony of parametricism, just as the 1929 world economic crisis fascism. And World War II had retarded modernism. La crisi del 2008 um, e la, um, la stagnazione economica, la, um, la regressione politica uh, che l'hanno seguito. Um, hanno finora um, fatto sì che il parametrismo non ha ottenuto l'egemonia uh, dovuta um, allo stesso modo um, come è successo nel, um, con la crisi del 29, il fascismo e la seconda guerra mondiale, che hanno ritardato lo sviluppo um, dello, del modernismo. Thesis 7 Besides lagging skills and ideological inertia, it is the political freeze on urban density, programmatic mixity, and typological innovation that retards the advance of parametricism and blocks it from demonstrating its competitive advantages. Insieme a una mancanza di sapere Um, e inerzia ideologica. C'è um, un, un blocco, um, un freno politico per quanto riguarda la densità urbana, um, la um, varietà programmatica um, e innovazione tipologica che ha, ha rallentato lo sviluppo o l'avanzo del parametrismo. Um, e hanno um, l'hanno limitato, nel, hanno um, ridotto le, le, la sua capacità di dimostrarsi o di mostrare le proprie i propri vantaggi a livello competitivo. The uh, planning regimes and standards which are imposed on architecture today politically are making any innovation Assolutely impossible. Okay. Um, I standard e regime per quanto riguarda la. Um, la, um, oh, scusate, um, la pianificazione urbana, le, um, i, i modelli urbani, um, sono, che sono imposti a livello politico oggigiorno Um, sì che un qualunque, un qualsiasi uh, finally, some positive moments. Thesis 8. Some connected fragments of a new school of architecture have emerged and point to the future possibilities. That is, AA Design Research Lab, my own unit, but we're only teaching about uh, 50 students per year. The ICD ITKA at Stuttgart University, for instance, or the B-Pro Pro Computational Design Program at the Bartlett in London. There are more. Uh, these are very strong, professionally connected, sophisticated, hardworking uh, units and schools which give us a lot of hope. And they connect up to make a global network, but it's still. A very small overall part of architectural education. Allora, level of I want to include in this the work of Giuseppe Falacara here <laughs> in Italy. Thank you. <laughs> Okay. Um, una nota positiva. Ci sono um, frammenti interconnessi, già, già connessi tra di loro a livello frammentario. Um, di, una, di una nuova scuola di architettura, un nuovo approccio architettura, un nuovo approccio alla scuola di architettura. Um, frammenti che stanno emergendo adesso um, e che um, indicano la possibilità di, di, di altre possibilità di altre possibilità future, um, ad esempio la ADRL, che è la Design Research Lab um, di, di Schumacher. Um, che è una realtà abbastanza uh, piccola, sono 50 studenti all'anno. Um, la IG, ICD, um, ITKE uh, all'Università di Stuttgart, e um, la BIPRO che fa parte della Bartlett School a Londra. Um, questi rappresentano formano una, una forte, sofisticata e, e anche laboriosa rete a livello internazionale. Il um, che è molto positivo, ma um, ancora rappresenta una piccolissima parte della didattica per l'architettura nel mondo. Um, in the interest of time, I will wrap up. After a few more remarks and not go through my visuals, but I wanted to uh, draw the parallel with um, the way modernism emerged, for instance, through an institution like the Bauhaus, which in its initial phase was very much like an art school with many artists, formal experiments, and then as modern and you also had at the early stage of modernism transitional phenomena like art nouveau expressionism there's a kind of searching brainstorming flourish at the around 1920s early 20s and before and then you see the maturation process in the bauhaus where the artists go and the architects expand and apply research to urbanism, to architecture, to industrial design, and really uh, um, conquer the world. There's a very strongly visible transition. So I'm condoning, on the one hand, that artistic research at the early stage, and then a change of character as we move to the Bauhaus of Hannes Meyer and later years. And similarly, we saw that happening with the A.A. of the 80s into the 1990s and the change of character, early experiment became systematic research and we have if I show you our work globally. Uh, you will see what have come to fruition and to also look at Masmianus airports, our airports, big uh, city districts, urban projects, large-scale projects coming out of this research. And uh, so there's a strong parallel. So I believe that history evolves in these stages. The great styles of architecture are aligning with the socio economic epochs. And we have a transition from one epoch to another, from, from the 19th century laissez faire capitalism to a, a state uh, capitalism and Fordism with the masses coming in. And that transformation delivers modernism through. This kind of the disciplines artistic research, and now we have the transition from that kind of state capitalism into a neoliberalist post-fordism based on microelectronic revolution, telecommunication, globalization, and the d discipline again went through a transformation. The built environment most through transformation, and again there's this task for the discipline to adapt. It went through the brainstorming situation. It evolved something like paramatism, but now fails to, to deliver that. And I think it has partly to do, as I said with the financial crisis, So I wanted to make that parallel uh, uh, narrative. And so I think that we are and will be seeing uh, a reconvergence and a new curriculum, and as I said, this is all in place. We just have to converge and stop that and kind of o overcome the fragmentation we are now uh, witnessing. Thank you. Speriamo bene. Allora, <laughs> allora um, per siccome um, il tempo. Um, è scarso a disposizione. Um, um, Schumacher dice che non farà vedere um, e, le immagini che aveva preparato, ma un paio di, di punti qui. Um, C'è un, un, un parallelo, um, da, um, un parallelismo uh, visibile. Um, nel modo in cui ehm, è nato il modernismo, inizialmente come una scuola d'arte con grande informalità, grande libertà, ehm, con ehm, il, la, il manifestarsi di elementi ehm, sussidiari come l'art deco, eh, è, è stato un mondo molto fluido. Um, e poi più tardi questo si è consolidato, um, c'è stata una transizione da questa fluidità dell'esperimentalismo del, del iniziale um, a un'espansione uh, un verso la ricerca sistemica e sistemi, sistematica, scusate, um, soprattutto da, da parte degli architetti. Um, da Hans Mayen, poi. Um, e il parallelo si fa con la situazione attuale, um, in cui la, eh, si vede la, la stessa possibilità di passare dalla fluidità e di, di questa, questo modello um, diciamo modello. Accademia di Belle Arti verso una scuola di architettura vera e propria. I um, e, e risultati ci sono, ci sono già stati. Um, nel caso del parametri parametrismo, um, le, gli studi come Zahadid e Fuxas um, uh, hanno, stanno creando aeroporti, grandi progetti urbani. Um, che, che dimostrano, sono, sono la dimostrazione del fatto che um, diciamo le, le stelle, le grandi stelle dell'architettura si allineano con l'epoca socio-economica. Um, è successo col modernismo uh, e oggigiorno sta succedendo con il neocapitalismo, la microtecnologia, la globalizzazione. Um, Comunque il parametrismo è stato sviluppato ma non è ancora stato messo in atto a pieno. E um, la colpa, secondo Schumacher, è della crisi finanziaria del 2008. Um, rimane um, la necessità, il bisogno um, di, um, di venire insieme di. Um, di, di una convergenza per poter superare l'attuale frammentazione. Thank you. Sure. So, uh, a parametricism? Sorry. <laughs> How do you define parametricism? Because you, you are. I, I know I, I read something of your. But maybe you have to explain in Okay, well first of all, it's, it's the name for the work I've shown and it allows the elements of architecture and overall composition to become very adaptive and malleable. So, the elements connect with each other into contexts and allow for a much higher level of integration and complexity in urban textures. And with the help of computational tools, it also can integrate a number of uh, particular data. So, so, that makes it very powerful. Um, and it connects up with the requirement of a much more complex and dynamic. Uh, societal process, non okay. don't know Why this, this. Yeah. maybe right. the batteries is um, off. Allora, parametrismo <laughs> essenzialmente um, è il nome per il genere di lavoro che avete visto illustrato alle nostre spalle. Um, permette um, una un'aumentata malleabilità um, nell'insieme degli elementi e la composizione generale di un'opera d'architettura, um, un rapporto um, di, um, di, di, um, aumentato, di, di incrementato integrazione e flessibilità nel contesto urbano. Um, e tutto ciò um, rispecchia i bisogni di, di una società sempre più complessa e dinamica. Ok, il documento. Vabbè, ma intanto posso provo a iniziare lo stesso questa conversazione. Innanzitutto grazie per l'invito che è avvenuto un po' improvvisamente, per cui ho dovuto fare una cosa che eh, dal momento che sono un po' diventata tedesca faccio molta fatica a fare, cioè ho dovuto improvvisare. E mi sono resa conto in questa, eh, mentre stavo preparando queste note, cioè non, ho, non sono riuscita a costruire una, una struttura come appunto ha fatto Patrick. E mentre stavo preparando queste note, mi sono resa conto che è molto tempo che non uso l'italiano come in queste situazioni. Per cui mi scuso per il Mio italiano teutonico e avrò bisogno di vostro aiuto, per, mi mancheranno delle parole sicuramente. Allora, io ho pensato di eh, dividere la, questa chiacchierata e poi mi dovrò interrompere in qualche momento in tre parti: cioè, una prima parte eh, riguarda la mia esperienza di architetta italiana, visto che il tema era l'università in Italia. La mia esperienza di architetta italiana che è andata appunto. Eh, si è trovata eh, dopo lo studio, dopo aver studiato a Venezia. Eh, sono andata una, appunto. Ho fatto l'Erasmus. Cre credo fosse la prima edizione dell'Erasmus a Kassel, e dopo ho deciso di andare a studiare um, in Svizzera, appunto, nell'atelier nell di Peter Zunt. È stata un'esperienza per la quale non ero assolutamente preparata. È stata, per quanto la formazione a Venezia è stata bellissima, fantastica, ma il, non mi ha preparato assolutamente per questa, per questa esperienza nell'atelier di Zunto. Nessuna pensiero o consapevolezza tecnica o costruttiva. Ecco, ok. Eh. Come faccio? C'è una... Ecco, nell'atelier di Zumtor abbiamo lavorato molto, cioè una cosa che è stata eh, fondamentale è stata questo eh, profondo rapporto, profonda conoscenza con, con i materiali, eh, i materiali usati non come elemento. Eh, appunto si fa il progetto e poi si arriva alla scelta del materiale ma proprio un qualcosa di assolutamente integrato e interconnesso c'è una frase che mi piace molto di peter zumthor che è questo appunto questa quando descrive l'arte povera scusate ho messo insieme una serie di documenti per cui ci sono pezzi in tedesco pezzi in inglese ehm, i lavori di Joseph Beuys e di alcuni eh, artisti dell'arte povera hanno sempre, eh, sono sempre stati molto significativi per me. Eh, quello che mi ha sempre impressionato è l'uso preciso e sensuale dei materiali nei loro lavori. Nei loro lavori. Sembra che eh, riescano a. Eh, a esprimere la vera essenza del materiale eh, liberato da ogni eh, carattere culturale e contestuale. Questo secondo me è stato, appunto, dopo l'esperienza veneziana, questa cosa è stata una, eh, un momento molto importante che ho portato avanti poi nel nostro lavoro. E, dopo un anno e mezzo d'assunto sono andata a finire a Berlino e appunto ho lavorato in diversi studi, più o meno sui 30 anni, eh, mi è stato affidato una responsabilità che così vedendola adesso non, non affiderei nelle mani di una persona che sapeva parlare molto male tedesco e che anche eh, non era, eh, che appunto non aveva l'esperienza necessaria, cioè sono diventata ho diretto il, um, un edificio per appartamenti, sono diventata direttore di progetto per un edificio per appartamenti, e praticamente ho disegnato tutto l'edificio da sola, sino alla domanda di costruzione. E mentre eh, appunto durante questo, questa praxis, eh, questa, questa esperienza, abbiamo cominciato con due colleghi, appunto, i miei partner di studio. A mettere a posto questo, questo spazio che era una fabbrica. Eh, quello, eh, il muro sul, sull'acqua eh, faceva parte del muro di Berlino, per cui appunto di, di sera si andava a, a lavorare in questo posto per mettere a posto il nostro studio. Abbiamo aperto le finestre verso l'acqua, erano tutte murate, per cui le abbiamo riaperte tutte e l'abbiamo trasformato appunto in uno studio di architettura. Il, il nostro studio ha cominciato, no, noi lavoriamo soprattutto con, eh, per concorsi, cioè non abbiamo praticamente nessun incarico diretto e nessun incarico privato, abbiamo solo, tutto il nostro lavoro eh, risulta da concorsi, farò una cosa molto una carrellata molto breve, non mi starò a soffermare sui, sui diversi progetti, sono soprattutto. Biblioteche, opere pubbliche, oppure eh, appunto in questo caso le, la, il rifacimento delle neue Meisterhäuser in Dessau, oppure appunto edifici per educazione, kindergarten, e, mh, oppure come questo che è un centro di controllo per, per, il, gottard, per il tunnel del Gottardo. Oppure, questo che invece è il rifacimento di un castello a Wittenberg, cioè il castello dove, dove Lutero ha, ha fisso le sue tesi. Eh, come ultimo progetto, abbiamo appunto vinto recentemente un concorso per, per la costruzione di 12 nuove scuole a Berlino, che sono scuole modulari e prefabbricate. Ehm, Appunto, da sempre, cioè da quando ho cominciato a lavorare eh, insieme con, eh, con i miei colleghi eh, Bruno, Fioretti, eh, cioè, eh, Bruno e Marques, eh, abbiamo lavorato, abbiamo cominciato a insegnare. E forse appunto può essere interessante, la, appunto, la mia prospettiva è una prospettiva molto più piccola, non è questa prospettiva globale che appunto ha offerto Patrick. Io posso parlare soltanto della, appunto, della zona che io conosco, cioè diciamo, l'area la, tedesco parlante, eh, mi riferisco appunto a Germania, <coughs> Svizzera e, e Austria. Nell'università, eh, appunto, in lingua parlante, eh, la, una delle cose fondamentali è il fatto la decisione che appunto. Le catted di progettazione vengono sempre e solo affidati ad architetti praticanti, e questa è una, una regola. Ehm, C'è questo, cioè, diciamo una sorta di formulazione che si, in tedesco è eh, appunto: bisogna essere per diventare professori bisogna avere una, una, una promozione, cioè un dottorato, oppure ed è l'escavotage una sorta di ehm, equivalente leistung, cioè una prestazione equivalente. Nel caso del cat di progettazione la, la, la prestazione equivalente è un'opera che dimostri una certa linea di ricerca. E questa è una cosa assolutamente fondamentale, perché appunto tutti gli architetti che lavorano nelle facoltà, o diciamo quasi tutti i professori che lavorano nei cattedri di progettazione in queste università sono architetti praticanti. Ehm, il, um, anche tutta la selezione, ma questo ve lo, non ve lo racconto perché, perché forse è troppo, è troppo complesso. Quello che eh, allora la domanda era appunto: qual è il rapporto con i giovani? Eh, il rapporto con i giovani, diciamo che c'è nel parlando sempre di quest'area: il, il rapporto fra non, è ancora, non, non esiste ancora questo scollamento che, che poi sta avvenendo in ambito anglosassone fra la pratica professionale e l'insegnamento. Per cui c'è eh, diciamo, un, un percorso quasi senza soluzioni di continuità fra la, la docenza, cioè fra l'apprendimento dell'architettura. Tutti i, gli studenti delle facoltà di architettura lavorano in studio, lavorano prima fanno un practicum, c'è anche previsto quattro mesi. Quattro settimane, di, otto settimane di practicum in un cantiere e, e soprattutto eh, io ho cercato di eh, lavorare molto con i miei studenti su questa cosa, cioè cercare di evitare questo scollamento fra eh, idea, eh, traduzione dell'idea in un'idea architettonica, traduzione della dell'idea architettonica in una struttura, traduzione della struttura in, una, in un oggetto o in un manufatto. Questa cosa, l'ultimo passaggio, è qualcosa che non avviene nel, normalmente nella pratica professionale. E, mh, io trovo che sia una cosa molto importante e quindi abbiamo sviluppato un formato molto complicato, molto, dal punto di vista organizzativo molto difficile, per cui eh, vi faccio vedere un paio di esempi. Allora, questo più o meno sono, eh, questi sono noi lavoriamo moltissimo con modelli con, eh, e con, proprio con modelli analogici, con diversi tipi di modelli, modelli concettuali, questo per esempio è così, un modello di analisi del... Eh, sapete benissimo di cosa, e, mh, questi sono i lavori che vengono fatti nel eh, primo anno, sono, appunto poi stiamo cercando, cerchiamo di lavorare al primo anno esclusivamente con, eh, con, mh, con, eh, con strumenti analogici, per cui con modelli e soltanto con, con matita proibito usare il computer perché penso che questi sono eh, strumenti che, eh, che servono per tutta la vita e ed è molto importante proprio nel primo anno sviluppare questa continuità fra pensiero e eh, appunto portare questa idea sulla carta. Eh, penso che dopo la, il passaggio poi alla, al pensiero, all'uso del computer è molto più, più semplice nel momento in cui si sa che cosa, che cosa si sta cercando, che cosa si sta facendo. Il, eh, pensiamo proprio che questi strumenti del disegno e del, eh, dei modelli siano proprio dei strumenti di pensiero non sono dei semplici strumenti neutrali di rappresentazione. Questi sono più o meno i lavori che vengono fatti nel primo anno, dopo un anno di, appunto, di architettura. <coughs> Ecco, e vi raccontavo che appunto abbiamo cercato soprattutto nel secondo semestre di sviluppare un formato che ci permettesse proprio di poter fare questo passaggio che di solito non, viene, non succede nelle, nelle opere appunto in accademia, diciamo, e cercare di capire come si fa a... Passare da appunto, concetto, idea, struttura e realizzazione. Allora, sono sempre progetti rigorosamente eh, che vengono fatti nell'arco di un semestre, cerchiamo sempre dei committenti, cioè quindi dei committenti reali, non, non si tratta di, eh, di inchiodare un paio di tavole, cioè si tratta proprio di fare tutto il progetto come in vitro. E in questo caso vi faccio vedere due esempi molto, molto semplici. È, una, è un progetto eh, in Brandenburgo, intorno a questa grande e vasta regione intorno a Berlino, un paesino di 60 anime in cui appunto sono a carattere pre prevalentemente agricolo. In questo paesino si è trasferito uno dei direttori della, eh, della Rundfunk Philharmonie. Ha cominciato in questo paesino di 60 anni a organizzare un coro e questo coro è diventato appunto il punto focale del paesino. È diventato sempre più bravo, sempre più ambizioso. Si sono comprati questa sorta di stalla per eh, maiali. E, eh, una ex stalla dei maiali, l'hanno messa a posto e hanno cominciato a usarla come luogo di prove in questi due pazzi furiosi, lui, è, eh, cioè questo il direttore. E sua moglie hanno organizzato una manifestazione. Questo progetto è diventato sempre più ambizioso finché hanno deciso di organizzare appunto un'opera. Cioè, e questa cosa è stata una prima volta. L'opera funziona così che naturalmente i musicisti vengono da Berlino, sono professionisti. La regista viene da Berlino anche professionista. Però il coro, cioè proprio come un coro greco che quindi funziona proprio per fare la folla, per muoversi, il coro è proprio locale. E questa cosa è diventata. È, il livello musicale è piuttosto alto e questa cosa ha creato appunto una situazione, due giorni all'anno questo paesino viene visitato da 1500 persone e tutto il, tutto il paese naturalmente lavora a questo, a questo esperimento per tutto l'anno. Eh, L'opera a cui abbiamo lavorato, a cui abbiamo partecipato, loro si sono rivolti a noi perché sapevano che facevamo queste cose e ci hanno chiesto perché appunto sono molto ambiziosi di avere un parco barocco di fronte alla loro, alla loro stalla di maiali. L'opera eh, che si stava rappresentando in questo momento era... Enea di Done di Parcel, una cosa meravigliosa. E questo appunto, un paio di. naturalmente, tutti i bambini, tutte le signore sono all'interno di questa cosa. Noi abbiamo deciso di eh, costruire una serie di padiglioni che permettessero loro fanno una serie di attività intorno. E per cui, non so, ci sono. C'è ci cioè, un piccolo workshop, c'è cioè un posto per fare i wurst naturalmente, una cassa. E, e Vi faccio solo vedere così un paio di, di piccoli edifici che sono stati realizzati. Questo era per il workshop per costruire un grande libro, il workshop per i bambini. E questa è una struttura che gli studenti hanno appunto sviluppato in, all'interno di questo all'interno di questo progetto una struttura molto complessa, cioè sembra molto semplice ma in realtà molto complessa, e, mh, naturalmente materiale tutto materiale di recupero, il, i piedi sono appunto le, gli elementi sono fatti con, tutto con materiale riciclato, con ferro riciclato e il, mh, eh, appunto costruito tutta questa cosa è stata fatta in questo alla fine gli studenti ricevono 200 euro e poi tutto il resto, il materiale se lo devono procurare loro attraverso sp sponsoring. Tutto questo viene fatto cioè, dalla realizzazione, dalla prima idea alla fine sono circa 16 settimane, per cui è una cosa molto, molto complessa. Uno, in queste immagini uno degli studenti cioè, non sono riusciti più a pagarsi il trasporto di questa, della trave più lunga, per cui se la sono portati da Berlino in questo posto, 23 ore di bicicletta, e, insomma, però facendolo tutto con i crismi, non me l'hanno detto perché sennò naturalmente avrei assolutamente impedito la cosa. Questo è un altro padiglione che lavora con il tema della, dei giunti giapponesi. Per cui tutto in, in tensione, non c'è nessun punto in cui vengono avvitate le, gli elementi. Questo è una, una sorta di eh, xilofono, cioè una sorta di grande strumento all'interno del quale si può entrare: appunto, dove i musicisti potevano provare alcuni brani dell'Enea um, eh, del e Didone, fatta appunto con, con, eh, con delle bottiglie piene d'acqua, intonate naturalmente. E questa invece è una biblioteca eh, che abbiamo realizzato per una nostra ex studente che ha appunto in, in base, dopo la crisi del, um, del 2015 con i, con i rifugiati, lei è riuscita, a una grande organizzatrice, è riuscita a raccogliere una quantità incredibile di libri in, in lingua araba ha trovato un luogo dove poterli sistemare e ci ha chiesto di fare una piccola biblioteca. Eh, questi sono gli elementi per cui abbiamo pensato a un sistema modulare, questi sono gli elementi di questa biblioteca, è un tavolo, un tavolo che ha diverse funzioni, può funzionare come, come questo, cioè come una sorta di zoccolo. Eh, può funzionare come, eh, come banchetto, può funzionare come tavolo e nasconde sotto di sé appunto, queste, queste sedie. Ecco, questo lo vedete. La stessa cosa per i libri, i libri sono delle torri di libri che possono essere usate in due sensi, possono essere chiusi o, o aperti, o chiusi in se stessi. Eh, vabbè, questo adesso lo, forse lo, lo saltiamo, E insomma questo tipo di pensiero ci ha permesso di lavorare con diverse costellazioni, la costellazione biblioteca, la costellazione workshop, la costellazione appunto ehm, una piccola mh, rappresentazione musicale. Ecco, questi sono le diversi eh, possibilità. Ecco, quello che eh, torno... Alle domande fatte da Francesco Cellini. Allora, ehm, naturalmente all'interno di, di questa realtà, il nostro studio, come detto, è uno studio piccolo, cioè suoniamo dai 25 alle 30 persone. Stiamo cercando eh, strenuamente di non ingrandirci perché è, è proprio una scelta. È proprio una scelta di non diventare più grandi, noi vogliamo poter avere il controllo sulla un controllo proprio quasi artigiano sulle cose che facciamo, per cui non vogliamo perdere di vista i progetti, vogliamo poter essere vicini ai progetti. Ehm, la continuità, come detto, naturalmente tutti e tre, P Piero, Pepe e io siamo professori, per cui molti studenti vengono a lavorare da noi. Ehm, quando eh, riescono a lavorare all'interno di, di questa per esempio, di questi seminari che diamo, eh, succede che eh, hanno un un altro approccio con il dettaglio. Cioè il dettaglio non è più un qualcosa naturalmente fino a se stesso, però è proprio visto in funzione della costruzione che verrà, che verrà fatta. E, mh, il, Molti di questi studenti, appunto, io ho segnato cinque anni a Berlino. Molti di questi studenti, prima ancora di diventare, di prendere il master, hanno cominciato a lavorare, hanno fondato uno studio. cioè Parlo di una decina di studi di persone molto giovani che dovevano farsi firmare i progetti dai colleghi più anziani. E, quando gli ho chiesto com'è successa questa cosa, loro mi hanno detto tutti che. Il fatto di fare questo lavoro, di fare di esercitarsi nella costruzione con tutto il dramma che questa cosa compone, no? cioè bisogna reagire alle mancanze di budget, bisogna essere creativi nel trovare materiali. Questa cosa gli ha tolto la paura di, di, fare, di costruire. E quindi, ehm, per quanto riguarda le differenti preparazioni, io vedo una grande differenza nelle preparazioni. Per esempio è molto facile lavorare con gli studenti che vengono dalle università spagnole, è molto facile, gli studenti, per quello che facciamo, gli studenti che vengono da università svizzere sono molto preparati, tedeschi a seconda, ma... Eh, è, è, quelli che vengono da università statunitensi sono, eh, lavorano naturalmente, hanno bisogno sì. di una, un periodo molto più lungo di, di training. Ehm, per quanto riguarda il progetto di architettura, io credo che in questo momento, io credo che il progetto sì, stia, che ci sono alcune parti che sono rimaste costanti, ma che ci siano perché ci sono delle parti, le condizioni intorno stanno cambiando moltissimo, per cui è molto difficile controllare il progetto sino, sino al dettaglio, sino alla costruzione, perché viene dato appunto la tailorizzazione, viene dato a diverse, cioè io trovo la tailorizzazione soprattutto forte, Appunto, dopo che si è fatto il progetto, quando si tratta di, di andare in cantiere e di controllarlo, cioè l'architetto sta perdendo moltissimo del suo, della sua possibilità di intervenire in questo, in questo senso. Ehm, probabilmente ci sono moltissime altre cose di cui possiamo parlare, però forse le lascio al dibattito successivo. Grazie mille. Allora, intanto io non devo far vedere nulla. Mandatelo, sì, mandatelo senza suono, niente, mentre per parlo perché voglio dire altre cose. Eh, sì, mettete tutto quello che c'è, intanto non lo guardo neanche. Buongiorno. Come si dice, sono molto contento di essere qui, mi sento a casa. E sono felice di ritrovare vecchi compagni di scuola, ma nello stesso momento tanta gente che conosco. Sono invecchiati più di me, io spero sempre di essere invecchiato meno, però mi sembra che è lo specchio del tempo. Io non posso rispondere a tutte le domande che Cellini ha fatto perché ci vorrebbero, non un seminario, ci vorrebbero dieci mesi, forse non bastano, dieci anni in cui dobbiamo fare una sorta di autocoscienza. Cioè credo che il fondo di questo ci sia un'autocoscienza critica. Per dire purtroppo bisogna dire questa frase: dove abbiamo sbagliato. Io voglio invece dire dove ci abbiamo dove siamo stati performanti, dove siamo stati capaci, dove abbiamo resistito. Dunque Parliamo dal punto di vista italiano, poi passiamo a quello internazionale rapidamente. Io sono stato in un'ottima scuola, devo dire che gli insegnanti che ho avuto erano all'80% ottimi ed erano insegnanti molto competenti che all'epoca adoravano il costruito. Non è vero che non lo adoravano, io mi ricordo, per parlare di qualcuno che è stato qui ieri, che mi portava a vedere, era professore, anzi era assistente di storia dell'architettura, e mi portava a vedere i suoi primi cantieri che erano piccole case e mi spiegava la ragione di questi gesti che faceva. Una volta a Scadriglia, una volta nel lago romano, non so, una volta un po' più a sud, però eh, con, lui aveva una vecchia 1100 e andavamo con questa 1100 a vedere questi cantieri. E vicino alla conoscenza precisa e attenta della storia dell'architettura, ma non di tutta la storia dell'architettura, di una parte per noi romani, specialmente molto importante, era qualcuno che voleva costruire, aveva voglia di costruire e mi ha dato questa voglia di costruire. Io all'inizio eh, mi occupavo, poi arrivo anche alle cose fuori, eh, arrivo, mi occupavo, volevo fare il pittore, ma non volevo fare assolutamente l'architetto. E per i primi due anni mi sono molto annoiato alla scuola d'architettura perché mi piaceva solo storia dell'architettura e basta. Le altre materie eh, erano pittoresche per me, c'erano eh, elementi costruttivi, chimica, mineralogia, eh, un paio di analisi matematica, un po', era un po' disparata. C'erano 18 esami da fare in due anni e uno cercava di fare tutti per andarsene via. Io volevo fare il pittore. E poi eh, che, che, mi è venuta voglia di fare il critico, come succede spesso, specialmente perché questa persona che mi portava a vedere i cantieri era estremamente attento e la persona che mi aveva mandato, mi indirizzato da lui, che si chiama Giorgio Castelfranco, una persona che Cellini se lo ricorda molto bene, come il, la persona di cui parlavo prima se lo ricorda molto bene Claudio, e era... Dice, cosa? Tu prima vuoi fare il pittore, adesso, eh, poi adesso vuoi fare l'architetto, poi, no, poi fai il crio d'architettura? No, un momento, adesso devi progettare. E vi dico come ho imparato io qualche cosa. Eh. E io incominciai a viaggiare, viaggiavo già con l'autostop così... E... E arrivai a Londra, una, un mio vecchio amico mi dice: vecchio amico, eravamo tutti e due, avevamo 19 anni, 20 anni. Mi dice: Guarda, qui c'è un luogo interessante dove sì, si fa architettura, ma guarda, quello ti piacerà. E andai da una parte, era Arcigram e gli Si posso lavorare qui, dice: Ma guarda, non ti diamo una lira, fai quello che vuoi. Qui c'è un modello, non lo so, ma io, io non lo conosco. comincia a fare qualche cosa. e rimasi lì sei mesi. Poi sono ritornato e ho fatto un progetto per il terzo anno con un signore che si chiama Marino estremamente arcigrammiano, era, io però non lo riconoscevo, non dicevo di no, era un tubo con cose che si appiccicavano, flessibili che mi è rimasto in testa, lo potrei ridisegnare anche oggi. Perciò la prima esperienza dove ho capito che questa cosa poteva essere fatta in altro modo e non quel modo ostile, noioso, quasi nevrotico come si progettava, è stato quando, tocca... e poi dopo di questo sono andato da Hudson e poi ero ancora studente e lì, eh, prima di Lars e poi da Hudson e là è cambiato tutto. Allora, qual era la, il primo rapporto? Era l'arroganza degli studenti, che credo che sia la cosa più importante che bisognerebbe continuare a insegnare agli studenti perché dargli sempre, sempre più voglia di essere arroganti e di prendere tutti i rischi. Quando uno mi chiede quale consiglio daresti a un giovane architetto, prendi tutti i rischi possibili. L'arroganza. Che cos'era? Io mi ricordo quando andai per la prima volta, andavo, lavoravo da Enil Larsen e vidi una conferenza di Hudson. Che in quel momento era un momento per lui eh, di transizione, perché non era molto amato dal governo australiano. Stava facendo l'opera di Sydney, e lo stavano buttando fuori dal cantiere, letteralmente. E, e lì vedi questa conferenza, un uomo estremamente affascinante, un uomo che ha un grande carisma, andai da lui e lui mi, mi accolse e mi, mi, mi invitò a prendere un caffè insieme al suo staff, che erano 14 persone, uno studio come diceva la persona che mi ha preceduto, quelli che volevano rimanere piccoli nonostante facevano grandi progetti. E lì eh, io gli dissi ma... Dice, lui mi parlò male degli studenti, diceva che gli studenti non sanno fare nulla, gli rompono tutti gli strumenti e in più sono molto presuntuosi. E poi mi dice: Che ne pensi di questo progetto? E io gli dissi Ma questo non mi piace per questi, motivi, questi che si vedi, gli dicevo che sono presuntuosi e non sanno fare, ma io disegno meglio di tutti quanti. E lui credevo che mi buttasse fuori, invece mi ha detto: no, domani mattina alle 9 stai qui. E lavori su quel progetto che non ti piace. Sono rimasto quasi dieci mesi. E lì ho capito che c'era un turco che disegnava benissimo, un giorno lo vedo piangere, aveva un disegno, si, si disegnava solo con la matita e, e con, no, con la riga T, non si usava neanche il paralegno lì. E lui comincia a piangere, lo faceva, lui faceva penna invece, fa tutte le proiezioni dei, delle, delle, delle conchiglie dell'opera di, dell di, di Sidney. E piangeva e allora tutti ci avviciniamo. Ma perché piace? Cioè, neanche il cielo è così bello. Allora ho capito che anche il disegno, che allora non era parametrico, ma se vedessi oggi quei disegni, dato che la struttura di Hudson era estremamente complessa, e si faceva semplicemente usando gli strumenti che avevamo, che era Monge, quello che si chiamava allora Monge, eh, era un sistema anche di perboloidi di rotazione, tutta questa roba qui noi la facevamo a mano, adesso si fa in un altro modo, si fa meglio, e facciamo prima e ci divertiamo un po' di più. E lì ho capito che c'era questo immenso fascino. Poi ho capito un'altra cosa, la seconda cosa che ho capito: che non bastava nel carisma e nell'avere un, una capacità di convinzione. Perché a un certo punto non basta. È un problema di strategia. Già allora era un po' più complesso. Ecco quello che, che Patrick, in un, certo, in un certo senso parlando della crisi del 2008, mette questo punto eh, di attenzione: è che è cambiato molto. È cambiato molto perché. Eh, non abbiamo poi messo nel discorso una delle persone centrali che è il committente. Il committente oggi, chi è il committente attuale? Cioè, lavoriamo, non so, io sto facendo un progetto a Dubai o in Saudi Arabia, eh, credo che anche eh, Patrick sta lavorando da quelle parti e da altre parti o in Russia. Il committente è molto diverso. È un'altra cosa, non è un comitete individuale, è un committente che rassomiglia a poteri assoluti quasi. Ad esempio un fondo sovrano equivale a, non so, molte volte, al PIL del Belgio. Tu hai a che fare con il PIL del Belgio. Cioè, da fare davanti a gente che sono estremamente, non. Eh, che possono fare di te quello che vogliono, in un attimo. Non c'è difesa, non è che dici eh, scriviamo un contratto con dieci avvocati. Non esiste. Se ti vogliono buttare fuori, ti buttano fuori. Perciò devi usare. Un una convinzione, devi convincerlo che quello che stai facendo è qualcosa che è importante per loro, gli serve, è utile. Questa è la cosa del committente. È un punto, secondo me, che, che fa parte anche della formazione dello studio: dove si trovano i tuoi dove trovi i tuoi collaboratori? Prima di tutti devono essere persone che hanno fatto qualche pratica internazionale. Se uno viene dallo studio di Zadid Schumacher o viene da uno studio di questo genere così eh, porta aperte poi magari ci accorgiamo che non era bravissimo però poi la porta è aperta anche per uscire però già c'è la formazione che siamo convinti che per la maggior parte si fa i studi che sono molto forti capaci che usano strumenti avanzati per quanto riguarda Invece, gli strumenti che usiamo. Sì, eh, il problema lo so, il parametrico lo usiamo tranquillamente, ma il fatto che ti devi fare insieme al parametrico devi incominciare a farti i tuoi algoritmi. Gli algoritmi, eh, lì, sono una cosa più complessa perché io sono convinto che si arriverà al punto che l'archietto sarà inutile. Spero di essere morto il giorno prima, ma l'archietto sarà inutile. E sono convinto che si possono fare i progetti senza architetto. In questo Bois aveva ragione, tutti sono artisti, perciò qualunque gesto è un gesto d'arte e di amore in un certo senso. Si può fare un progetto e abbiamo fatto, un anno fa abbiamo iniziato una sperimentazione, sperimentazione, noi la chiamiamo con una parola più nobile, innovazione. In cui vogliamo dimostrare che sia nel mondo dell'arte che è stato possibile, e lo sta mostrando, ad esempio, l'ultima opera di Jeff Kunzer che ne fa eh, non so quante, di, di riproduzioni, è stata fatta 85 milioni di euro, che erano 98 milioni, e le fa fare di solito a Marina di Pietrasanta. E sono opere che gli fanno gli altri. E l'idea non è neanche sua, ma è di altri ancora. E forse è un'idea che sta nell'aria. Vabbè, in poche parole, io credo che arriveremo al punto che gli architetti eh, serviranno di meno. Cioè, tutta quella cosa che passa dal concetto, il progetto schematico design, il design. Eh? E abbiamo incominciato a lavorare un anno fa insieme a Doriana e ad altri, fra i quali c'è anche uno spagnolo. Abbiamo cominciato a lavorare sul fatto partendo da un algoritmo e da un programma che esiste, vedendo che tipo di evoluzione poteva avere, come si fa sempre, si parte da una base e potevamo vedere che si poteva costruire, non so, una serie di oggetti che si potevano dare per predisporre degli algoritmi tali che quella avesse l'illuminazione perfetta, la luce perfetta, la sostenibilità, R, E mano a mano nascevano delle cose che noi neanche immaginavamo. Erano particolarmente affascinanti, certo, molto rozze al momento. Poi abbiamo visto invece che dal punto di vista innovativo senza fare una scuola, senza fare un'università, senza fare finta di fare ricerca della sostenibilità che non la sa fare nessuno, lo sanno fare pochissime persone molto brave al mondo, che certo lo stanno negli studi di architettura. Ad esempio la capacità di produrre. In una strada, in un'autostrada energia, usando una cosa che tutti sanno e si sa Piezzo Medio, cioè la compressione di questa strada da parte delle macchine. Prima un brevetto di stato israeliano, adesso ce ne sono tantissimi altri. Produce energia, puoi usare eh, l'autostrada come produttore di energia, poi poi fare le parti superiori, possono diventare un giardino un e tante altre cose. E poi puoi usare il CO2, il CO2 non deve essere disperso, eliminato, può essere riutilizzato, impacchettato, usato per fare cose, perché il CO2 per alcune cose serve. Allora, tutto questo che è affascinante ha bisogno di una struttura molto avanzata. Ad esempio, eh, per quanto riguarda il disegno per se stesso, prima di tutto abbiamo. <ride> Cominciando a, fare, a lavorare così abbiamo pensato che potevamo avere in uno spazio così uno schermo, che non è questo piccolo schermo, questo è uno schermo, e invece un video che fosse molto grande. E allora abbiamo ordinato in, uh, in Corea il video più grande che avevano, ce ne siamo comprati un paio, eh, abbiamo risparmiato molto per comprarli e, e lavoriamo direttamente su questo video. Cioè, non lavoriamo più passando dal disegno, sì, è così è vero, faccio uno schizzo, così poi lo penso e, e poi immediatamente lavoriamo su questo immenso video. Su questo grande video possiamo cambiare, modificare usando il sistema paramedico e tanti altri sistemi, eccetera, eccetera. E incominciamo a costruire, vedere quello che abbiamo fatto, quello che dobbiamo fare, cioè lavoriamo direttamente. Senza passare per altro, però devi avere un'idea, certo, eh, Francesco. Tu hai ragione, eh, il processo è sempre quello. Infatti, Toriana dice che noi due siamo due reazionari perché siamo vecchi. Lei ha detto vecchi, non reazionari. Perché pensiamo che c'è sempre un'idea, ma l'idea c'è sempre, è ovvio. Poi, l'idea che si realizza in dieci, in 100, in 1000, c'è sempre un'idea di base che viene arricchita dagli altri che ci lavorano. Però vedere come lavoriamo insieme e come si fanno queste cose, già si vede che un italiano ha difficoltà di formazione. Lo vedi perché l'italiano, ad esempio c'è uno che era uno bravissimo come visualizzatore, come, ma anche c'è gusto, soltanto aveva un difetto, che aveva lavorato con Sandro Lanzelmi. Aveva lavorato per anni con giovane architetto, eh. Perciò aveva ha molto gusto, molto, però lui rappresenta, ha un'idea, rappresenta, però non riesce ad animarla, non riesce a modificarla, non riesce ad andare oltre a questo passo. Perché? Perché la scuola italiana, lui è già uno dei più bravi della scuola italiana, non riesce a pensare che noi stiamo lavorando già in un'altra proporzione e proiezione qui non si tratta di fare un piccolo o un grande progetto questo io non so se c'è una grande differenza si possono fare l'ho imparato da Uso che poteva fare un grande progetto in uno studio di 14 persone lo faceva a matita e appena. certo c'era Ove Arup che era il suo ingegnere e Ove Arup gli aveva dato come ingegnere un certo Peter Rice perciò c'è sempre qualche cosa dietro a tutto allora noi avremmo bisogno di una forte formazione che non può venire solo dalle scuole, ma deve venire pure da un rallentamento dei tempi, cioè l'accelerazione dei tempi. In Germania loro quando finiscono la scuola, l'università, la finiscono fra i 18, loro iniziano a 17 anni perché hanno eh, un anno meno, come anche in Francia, un anno meno il liceo, noi abbiamo un liceo di, con un anno in più quasi di tutti e perciò loro hanno un anno in meno, perciò verso i 22 anni, loro hanno già 23 anni, già hanno fatto una formazione, hanno fatto esperienze, hanno lavorato dai loro professori e sanno di che si tratta, a 22-23 anni. Noi a 28 anni sono laureati, adesso un pochino meno, ma una volta a 30 anni, 32 anni. Perciò ci sono 5-6 anni di gap fra noi e gli altri. Allora bisogna accelerare questo processo, bisogna fare in modo tale che noi facciamo l'esperienza prima e le facciamo l'esperienza in studi di professori che lavorano, anche fanno piccoli progetti, altre cose così, però è giusto quello che diceva Fioretti, mi sembra, no? Fioretti. che diceva che devi lavorare prima. Devi uscire che tu a 23 anni, 24 anni sei fatto, sei formato, non devi farti poi 10 anni per imparare. Questo è il vantaggio della Germania, lo svantaggio che dal punto di vista della tecnologia è il paese più arretrato al mondo, per quanto è avanzato da tutti gli altri punti di vista sono arretratissimi. Cioè l'informatica è arrivata molto tardi, noi siamo arrivati, noi siamo arrivati in tutto questo prima dei francesi. I francesi stanno ancora più arretrati dei, dei tedeschi. Cioè i paesi che hanno più difficoltà sono probabilmente sono, uh, le università degli Stati Uniti e le università francesi o tedesche dal punto di vista dell'innovazione. Infatti o li formano, come fa Patrick, che li formano direttamente. Questo avveniva a Vienna, alla, alla, alla scuola dove insegnava Zaa per prima perché io insegnavo in un'altra scuola, non lontano, che era l'Accademia che erano abituati a costruire il legno molto bene, a fare macchinari straordinari e a far, di, fare disegni straordinari, però non c'avevano nessuna formazione dal punto di vista innovativo. Credo che l'Italia deve avere. Laure che non sono brevi, devono essere estremamente lunghi, 4-5 anni va bene, però dovrebbe rallentare, cioè guadagnare un anno prima della laurea e poi dovrebbe essere gli insegnanti devono lavorare, perciò la crisi italiana il disastro italiano è un problema. Se gli studi che fanno anche non solo la professione, ma fanno anche lavorano, Quegli studi sono quelli ottimali per me, perché sono studi che danno agli studenti un avanzamento maggiore. Tutti i paesi, del, cioè questa università tanto deprecata italiana, dobbia, devo dire una cosa: che se tu vai in Francia, tutti gli studi fra, di Parigi sono riempiti di architetti italiani, che non è solo per la fame, ma anche perché sono piuttosto bravi. E tutti gli architetti che tu trovi in Cina, che fanno lavorano in questi istituti giganteschi di 3.000 persone così rappresentano l'unica porzione di idee che hanno questi studi. Allora tu vedi che questa università italiana poi tutto sommato anche con le crisi ripetute, storiche è un'università che non funziona male ma quello che non funziona male è il liceo. Quella la scuola, il liceo, la scuola secondaria italiana sarebbe ottima. Allora, bisognerebbe valorizzare la scuola secondaria italiana, dare all'università la possibilità, specialmente ai giovani architetti, professori, così anche di lavorare un po', di fare un po' di pratica. E poi gli studenti. Questa storia del numero chiuso, secondo me, è una grande fregnaccia e si sta rivelando adesso una grande fregnaccia. Si deve aprire medicina, architettura, ingegneria, si deve completamente aprire, si devono poi selezionare le persone, quelli bravi andranno avanti, eccetera, e poi vedremo quello che succede. Però l'Italia non è un disastro così cosmico come si dice. Io non so quello che è successo ultimamente perché non ci vado, non ci metto piede da molto, però credo che ci sono scuole importanti, fra le quali credo ci sia anche Roma. Eh quello che non c'è è che non abbiamo fatto il ricambio cioè non abbiamo, non siamo stati in grado sono tutti vecchi, un paese di vecchi perché? Perché non abbiamo fatto il ricambio perché c'è un errore e con questo, come dicono adesso i politici, mi taccio che dicono queste strane frasi, queste strane parole o l'interlocuzione adesso devo usare una, uso una parola abbiamo l'interlocuzione non so chi è, qui. vabbè cioè io mi ricordo che quando io decisi di fare l'architetto solo e non insegnare più perché stavo a storia dell'architettura col grande Bruschi che ancora in qualche modo mi manca, dal quale io ho imparato molto anche se lo insultavo molto, però ho imparato molto e non solo da lui e c'era questa idea che a 50 anni perché lui Scan purtroppo gli era capitato sto guaio che a 50 anni ha fatto il suo, il suo primo progetto suo grande. Allora c'era questa idea di fare l'università a 50 anni. Poi a 50 anni davano il primo progetto perché eri professore ordinario con quattro medaglie con tipo sovietici così e allora lì potevi avere il tuo primo progetto che te lo dava l'Istituto autonomo Case Popolari e ti, ti faceva vabbè questo è stato l'errore che ha bloccato all'università un mare di persone che erano, adoravano l'università perché ci avevano passato anni straordinari, ma anche perché tutto sommato c'era questo ITER. Soltanto è, è stato, cioè, poi non c'è stato il passaggio a un'altra generazione, poi non c'è stato il passaggio, eh, l'integrazione con l'architettura, con il lavoro e Milano se l'è cavato un po' meglio. Perché a Milano si progettava, si costruiva e c'erano insegnanti come giopponti Ponti, che, dal quale capivi perfettamente che potevi fare molte cose. Io non lo so se il futuro si troverà in questo scontro fra arte e architettura. Io credo che il nostro futuro è già scritto. Dovremmo resistere a, alla battaglia che si fa adesso con i fondi, i fondi sovrani e un cliente che sempre meno conosciamo e sempre meno, come dicono i di francesi, meprisan degli architetti, cioè ci considerano poco. Eh, L'esperienza è di tutti, non è solo dei grandi studi ma anche dei piccoli studi. Eh, credo che dobbiamo lavorare molto di più sull'innovazione e sulla crescita nostra e degli altri che lavorano da noi. Per il resto non ho altro da dire, ho ascoltato con grande interesse. Buongiorno. Prima di tutto, grazie per l'invito. E, e ruego di scusate il mio italiano terribile perché io non parlo italiano, ma eh, pensavo di parlare in inglese. Ma i miei amici hanno detto che è meglio parlare italiano. E se, vuoi, se non si può capire, posso parlare qualche cosa in inglese o in inglese. i gràcies per l'invite perquè crec que és e molt interessant i molt necessari parlar de tot aquest, l'ensenyament de l'arquitectura. En primo luogo perquè si hi si havia esperança per al futur de l'arquitectura, aquesta eh, esperança és fata en l'escola de l'arquitectura, per al jove, i no hi havia una responsabilitat. Perché i giovani sono l'esperanza di un'Europa vecchia in un pianeta sopra Non so se. Si... Espremuto. E noi siamo responsabili di questa formazione, di fare questi strumentali per, per lei. Ma dobbiamo fare una scelta, prima di tutto. Dobbiamo fare l'eselta della scuola che noi vogliamo per questo futuro. Può essere una scuola di negozio o può essere una scuola in il senso greco? Il senso greco di scuola va del... La scuola il luogo perilosio. Los grecos pensaban que el ocio es eh, el donde se si puede ser libero. No, el negocio es cualquier cosa pero per que no sea libero, porque debe trabajar. eh. romani. ¿Ocho? El negocio. Pero esta idea de escuela, la idea de escuela es greca. Escola pues, escuela voy a decir: ocio. Eh, y. In questo, questa è un'idea umanista di se noi si facciamo la scelta questa per, per un ozio, per un lavoro intellettuale che vuol dire essere libero. Ma questa scelta è, è molto esigente. È molto esigente perché... Mh, debíamos dimenticare eh, la nuestra área de confort debíamos eh, guardar più lontano per per non essere ligati a a qualche cosa no fa perdere questa libertà siamo a una sociedad y a un a un, un contesto molto complesso ma noi possiamo decidere se vogliamo farlo più complesso o se vogliamo fare la scelta per fare qualcosa di più semplice e questa intervenzione si acqua Eh, diamond, diamonds botland diamonds y creo que porque la arquitectura es cualquier cosa necesaria, debe ser cualquier cosa necesaria, porque la, yo capito y creo que la arquitectura es cualquier cosa para resolver el, el problema de la persona, un problema humano. No hay eh, no podemos guardar dietro, pero no podemos dimenticar nuestros radici. Debemos aprender a construir el futuro. Y e por esto, el futuro, no el futuro para nosotros, el futuro para el planeta. Creo que los jóvenes pueden ser, en esta idea de ieri que ha dicho Portoghesi de la vanguardia. Esta idea de la vanguardia. Voy a decir, debíamos hacer cualquier cosa para un mundo mejor. En este problema, en este momento, la crisis es fuerte, Es una crisis medioambiental, es una crisis de, del planeta. Debíamos capir que el planeta es el nuestro primo cliente. questa è una scelta ma parlare di architettura con ragione di, ne di necessità mi è piaciuta moltissimo l'intervenzione di Donatella perché questa idea di, per gli studenti apprendere che noi facciamo qualche cosa si bisogna è molto costruttiva molto positiva e un aiuto per l'esperienza, non è necessario fare cosa più difficile, facciamo il problema, noi vogliamo eh, risolvere il problema, e, se è possibile, della più facile forma possibile, ah, se non si bisogna fare, meglio non fare, questo è un senso di rebeldia. un senso di muy forto en este momento de especulación, en este momento de que estamos a la era de la basura, no sé cómo se dice basura. Ah, Veo que capite, Pues a de que puedo hablar español, pero no estamos en este momento, pero esta es la nuestra, nosotros debemos hacer algo para hacer... Più semplice, in qualche modo, eh, il nostro cliente. Bueno, devo dire, per parlare di me stesso, che la mia prima opera è stata. ha cominciato a lavorare il secolo scorso, a, in questa, in la restaurazione di questa opera di Félix Candela a México, molto conosciuta. Questa opera, well, noi, noi abbiamo un piccolo studio, piccolo, no, piccolissimo, siamo cinque architetti eh, e noi facciamo tutto, tutto il calcolo strutturale della, del proprio, della nostra opera e facciamo eh, bueno, una ricerca per tutto per fare cosa ah, Io El enseñamiento de Candela, de cuando yo era muy joven, ha estado que si puedes hacer buena arquitectura con poco, que, è posible fare que es posible hacer simple esto que sembra y esto ha estado siempre la mia, la mia idea para ayudar el estudiante. El primo esfida is solving human problems. Nosotros podemos perder esta idea, pero creo que el futuro debe ser aquí. Si no, siamo no somos responsables de esta crisis, porque hemos indicado que la arquitectura es l'omine. Qualcuno puede decir que es mejor para ganar los soldi? Puede ser, creo que sí. Ma se noi possiamo fare qualche cosa semplice, noi dobbiamo fare qualche cosa di più alta e più complessa, più... dobbiamo ritornare a guardare la natura, la natura, dobbiamo guardare se noi possiamo questa idea no? dello bioclimatico, questa idea di essere in, in, in nostro, la, la nostra natura, il nostro entorno. Pero, eh, la arquitectura es algo muy complejo. Yo, esta es una ópera un, mía de un hospital. Yo he ho elaborado mucho en hospital y yo sé qué voy a decir esta complejidad. Y no pienso que debamos ser naives en el sentido de pensar No, no, hacemos algo muy sencillo. No. Esto es un United Intensive Care de un hospital, de un hospital pediátrico, es la più compleja cosa de un hospital de vanguardia en Europa. Y, ma fare esto con este sentido del light, de la luz, con todo esto, fare arquitectura haciendo simple, pero con esta ...consapevolezza de que la arquitectura es muy... exigente ¿no? O questo é una una piccola opera per un un proyecto a Granada per una escuela, una escola questa noi habíamos eh sviluppado, ¿no? Sí, sviluppato un 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 sistema, un nuovo sistema costruttivo con calce strutto. Eh In questo perché è molto, tutta l'opera è stata 80.000 euro, 80 euro, tutto questo, tutto questo, tutto l'edificio, non l'onorario dell'architetto, ma tutto l'edificio, ma bisognava fare così perché era un'area un molto povera. e questo é o interno que poi vedere que non é piccolo, non é piccolísimo, ma é molto semplice e molto económico porque noi habíamos reducto o problema a este problema de fare qualche cosa estructural a estesa, estesa tempo que fare unha arquitectura con, solo con, laborando con la luce, laborando con questa geometría que yo, el enseñamento de Candela ha sempre presente al mio oficio. Esta es la primera idea que debo decir. Si nosotros debemos pensar en el futuro de la arquitectura, el futuro del enseñamiento, no debemos olvidar que la arquitectura es para solving human problems, per ritornare a questo humanismo y per ritornare a questo humanismo de la arquitectura que es libre, porque es esta libertad que, que, que hace... Eh, que hace Che, che fa cambiare il mondo e che noi possiamo insegnare a cambiare il mondo agli studenti, perché i giovani sono l'esperanza. La seconda idea per questo seminario, per questo seminari, convegno sull'insegnamento, è che l'architettura è praxis. Devo dire che io sono professora, professora ordinaria. Eh, molti años fa a, a España, a una pequeña escuela de arquitectura en España y que nosotros lavoriamos con los estudiante y nosotros somos el profesor de proyectación, somos arquitectos, porque para enseñar algo cosa que hacer, porque si yo no puedo decir hacer así, si yo no sé so cómo se hace, yo debo entender el problema para ser capaz de... de de decir cualquier cosa y porque si no la mia palabra no eh, no ha autoridad con el estudiante no es credible porque yo no yo capito cuál es el problema porque yo sono aquí trabajando porque io... yo esta es una pequeña pieza a la España

Che è una chiesa? Come si fa? Qual, qual, dove è il problema? Dobbiamo risolvere questo problema, come si è risolto due eh, anni fa, mille anni fa e, e oggi. Ma con gli strumenti contemporanei e con i materiali contemporanei, che in questo caso il più economico era questo calcio strutto, devo dire che. Eh, era ha estado muy eh, económica 450.000 mil euros para hacer mil metros de construcción con puesto de prefabricación del sistema de calce sestrucio sense una palabra una palabra que es muy difícil a ver sense achayo achayo sí achayo achayo Senza acciaio perché siamo eh, al mare e per questo dobbiamo solvere tutto questo problema per il futuro, no? perché, perché è un problema reale. E credo che va bene perché gli studenti possano apprendere non solo della nostra opera, ma del nostro errori, del nostro... Cualque cosa pues va, cualquier cosa va bien pero más, nosíamos en en de cualquier cosa. Ma, yo puedo decir que es più importante para el mío estudiante todo cuelo que no han andato bien... y e que debo decir eh cuesto aquí, pues esto no no debíamos fare un altre modo porque no ha dado bien... O dobbiamo rifare o tutto questo. Ma sempre il, il rischio deve essere medito. Ma se vogliamo fare qualcosa cosa nuovo, dobbiamo fare. Questo è il mio piccolissimo studio a Granada. Eh, bueno, non è piccolissimo per me, ma per qui è piccolissimo, ma per me non è piccolissimo. Non no abbiamo fatto. Eh, ma... Y la, la tercera cosa que debo decir, y creo que es muy importante, y Celini ha dicho ayer, es el problema de la ricerca. Tengo la consapevoleza, si puede decir, de que esto es muy importante. Nosotros no tenemos los instrumentos para. Risolvere el problema del futuro. Per questo ...debemos ricercare, perché la situazione è molto importante y ...nosotros noi siamo andando un territorio inesplorato. No sé si puedo dire así, ma creo que questo es molto pericoloso y debemos fare ...algo cosa per y debo decir que que é novo, porque trobar arquitecti a la università con experiencia é fácil. Ma l arquitecto de projecto debe ser responsable de fare esta ricerca, de andare cuesto que non é andato. I cuelo que noi sapiamo fare non é suficiente por questo El nuestro no yo soy la directrice de un grupo de ricerca que se llama así de reciclaje urbano y vivienda eficiente y estamos laborando en nuevos sistemas constructivos de low cost low energy porque no a España más no a España a todo el Mediterráneo y todo el mundo y todo el país de con más habitante y para el futuro, el 80% el 80% pío del 80% de mundo no una posibilidad de la high tech. per questo, si noi debíamos fare cualquier cosa para el futuro del mundo, debíamos trabajar con low technology and low cost, per, per cambiar e per abrir una posibilidad de Di un futuro meglio per l'Africa, per, per, per tutto questo paese, ma per, per, per il mio cliente a Spagna, che sono poveri. Più o less, tutto il cliente sono poveri. Questo è un sistema che stiamo sviluppando de, con calcestruccio, perché il calcestruccio è il secondo materiale più eh, utilizzato al mondo, ma per ridurre, però per la ricerca è ridurre. El COD co chiodue, Y por esto nos hacemos cuesta estructura, cuesta sistema estructural para hacer un pabellones al al porque es un ambiente muy agresivo, sin se con alternative reinforcement, diferentes fibras diferentes fibras y il nostro sfida è lavorare con plástico reutilizzato, ma per questo dobbiamo ricercare con un buon equipo. E los migliori investigadores sono a la Karen Scrivener e a Alemania, a la Suiza, dobbiamo essere internazionali, perché per fare questo è necessario arrivare a al più alto livello di investigazione perché dobbiamo lavorare in, in, in equipo. Noi lavoriamo oggi con ingegneri per fare tutto questo, con, con, con gente non solo in, in Spagna ma in tutto il mondo, perché vogliamo i nostri studenti essere capaci di vedere più lontano, di vedere più. più mh, un sguardo più eh, penetrante, no? più. Eh, perché, perché questo è il futuro, perché, essere, perché il problema è molto grave, ma è possibile cambiare, e per questo dobbiamo cambiare tutto questo sistema. Questa experimentación, cuesta recerca en proyecto arquitectónico no es solo una recerca material. No material voy a decir en construcción. No elaboramos, un, yo trabajo muchísimo pero hospedales, muchísimo en el mío piccolo nivel <ride> pero hospedales pediátricos y estamos cambiando por esto de la humanización de los es un área de yoco, Per, il, per bambini con cancer che stiamo sempre lavorando, hai lavorato 8 ospedali fare così. La, questa ricerca è per vivere migliore, per tutto, per, per, dobbiamo capire non solo come una cosa materiale, dobbiamo capire come la luce, come possiamo fare vivere migliore, che non è vivere con più complessità, con più soldi, con più... no, perché il materiale più valioso è gratis che la luce naturale. Questa è una, una ultima eh, opera a Granada, sono casas sperimentali, vivienda sperimentale, dove abbiamo sperimentato con questo sistema l'estopa, un sistema... muy económico, simple, pero un sistema para hacer, nosotros, estamos haciendo hoy, hoy en eh, este momento en mi estudio, vivienda, casa, eh, arquitectura pasiva, eh, pasiva, de bajo coste. Cuesta la esfida, hacer cualquier cosa con la responsabilidad medioambiental, pero es posible de de hacer cosas eh, muy económica puesta es la mía casa yo soy povera y es muy económica porque mis clientes son pobres yo soy esta es la mía o sea... y si nosotros hacemos esto la arquitectura no solo será resolverá un problema material la arquitectura puede ser cualquier cosa vela como un diamante para hacer Più felice a, a qualcuno che abita lì per fare felice e per fare un futuro migliore. Grazie per tutto, e, e, e scuso il mio italiano. Allora innanzitutto grazie mille per questo invito. Uh, ecco qua. Uh, dunque questa dovrebbe essere... Allora grazie mille innanzitutto per questo invito, vi sono, sono onorata, uh, sono, vi sono molto grata. Uh, prima di tutto per avere l'occasione per venire a Roma. Uh, io, come architetto italiano emigrata ormai da 20 anni in Spagna, cerco sempre occasioni per ritornare uh, nel mio paese, tra la gente della mia, cultu mia cultura, e, um, e queste sono occasioni preziose di confronto. Eh, Un'occasione quasi psicanalitica per una persona come me che ha studiato in Italia e che poi ha cominciato la professione all'estero. Eh, tutte le domande eh, che Francesco Cellini ci ha posto all'inizio di questa giornata sono veramente delle, delle domande che mettono, fanno riemergere come delle sedute psicanalitiche parti del nostro passato, del mio passato, della mia formazione formazione nella pratica, nella ricerca, ma eh, che ecco, sono emozionanti. Eh, la, prima, la, la prima cosa che voglio dire, andrò rispondendo alle domande credo con quello che vi ho portato, vi ho portato due progetti, visto che c'era chiesto soprattutto di parlare dal punto di vista della professione, più che quella è l'insegnamento, io devo dire che ho una relazione con l'insegnamento che è una relazione tipica dei professionisti, vengo chiamata dalle università, sono stata più volte chiamata dalle università, eh, ho iniziato all'Etsab con un master di composizione, eh, poi dopo ho partecipato a vari progetti di master, de, per esempio anche in Italia, eh, poi chiamata... A Ginevra, in Svizzera e adesso insegno in una scuola di design, l'Università un di Design di Barcellona della Pompeo Fabra. È eh, un contesto che non è specifico quello dell'architettura, specificamente quello dell'architettura, ma che ritengo particolarmente interessante in questo momento, se lo vogliamo chiamare, di grandi trasformazioni, come ha detto Elisa Valero, di necessità di trasformazioni. Il mondo del design è un mondo che si sta rivelando più agile anche a qui, a, ad abbordare delle questioni. Eh, come l'innovazione sociale, eh, il rapporto che abbiamo con le nostre città e la, i tipi diversi di, eh, diciamo di applicazione del nostro sapere specifico in ambiti che finora eh, non avevamo trattato, disciplinarmente avevamo lasciato fuori. Questo forse è uno dei problemi fondamentali della disciplina architettura che è talmente consolidata, anche l'insegnamento, la formazione culturalmente è talmente forte che difficilmente si accorge di grosse mutazioni e le accoglie al suo interno. Ehm, gli studenti italiani, come siamo? Mi metto tra gli studenti italiani, come siamo? Siamo delle persone preparatissime, molto più colte della media dei nostri colleghi europei e anche americani. Eh, abbiamo passato molti anni dello studio, molto tempo del nostro studio, l'80% il 70% del nostro studio con le parole, a leggere testi, a studiare. Abbiamo studiato moltissimo anche nelle materie scientifiche, eh, studiamo le dimostrazioni del nocciolo centrale di inerzia, però difficilmente riusciamo a predimensionare una trave. I nostri colleghi in altri paesi, in Spagna in modo particolare, ma anche in Svizzera, Cominciano a progettare dal primo giorno e lavorano prevalentemente sul disegno, il disegno come, non solo come rappresentazione ma come elemento del pensiero, se per pensare abbiamo bisogno di parlare, gli architetti per pensare hanno bisogno di esercitare il disegno, il disegno in cui si includono tutti i parametri eh, tecnici, costruttivi ma soprattutto attraverso questi anche quelli normativi, tutto quello che ci lega poi al mondo reale, a come devono funzionare le cose. E questo è molto importante perché noi abbiamo questa relazione culturale fortissima eh, con la cultura architettonica, soprattutto con la storia dell'architettura, ma abbiamo la difficoltà, questa è la difficoltà degli italiani, a affrontare banalmente un esecutivo. C'è cioè il terrore dell'esecutivo. E sicuramente tutto quello che si è detto della scissione tra la docenza e la professione, cioè questa distanza tra, tra la po poca applicazione di quelli che fanno docenza, ma non perché per scelta, ma perché in Italia effettivamente ultimamente si è fatto meno che in altri paesi, eh? in Spagna. Negli ultimi 30 anni si è ricostruito un paese, si è fatto tutto quello che non si era fatto durante la dittatura. In Italia siamo, io perlomeno, ho studiato in un momento in cui molto <ride> da, del da farsi si era fatto, molto della ricostruzione era stata fatta e la maggior parte dei professori che insegnavano avevano avuto importanti esperienze, ma il lavoro menguava, il lavoro mengua, siamo tantissimi, non tutti riusciamo ad esercitare. Io credo che questa sia una relazione diciamo, tra il Paese e l'insegnamento fondamentale. Ehm, qual è il vantaggio, e qua arriviamo al nostro titolo, qual è il vantaggio della nostra formazione? Che a, a differenza di altre formazioni che probabilmente negli studi riescono ad essere immediatamente applicative, sono dei perfetti collaboratori, non so chi prima diceva collaboro molto bene eh, con architetti svizzeri, spagnoli, sono dei perfetti collaboratori, riescono immediatamente a risolvere eh, il problema del disegno, de di presentare una licenza, di fare una memoria tecnica, gli italiani fanno molta più fatica, non si sono esercitati, però nel momento della concezione, nel momento di abbordare la nostra relazione con la storia, cioè per il nostro presente, come ci stiamo... Noi ponendo rispetto al nostro passato e soprattutto al nostro futuro, pensando che la storia non è solo uno sguardo verso il passato, ma è questa continuità tra, presente, futta, tra passato, presente e futuro in cui noi attuiamo e, e siamo un nodo fondamentale. Gli italiani sono quelli che hanno più strumenti, più strumenti critici, più strumenti concettuali, più strumenti culturali ampli per fare quelle connessioni. Dal liceo viene questa formazione, come diceva Fuxas. Di collegare cose, avere idee fondamentalmente è questo: è mettere insieme paradigmi diversi, mondi diversi e, e soprattutto tempi diversi. Io ho chiamato questa, questa anche un po' ridendo questo intervento tra passato prossimo, perché è una di queste definizioni di tempo verbale che Uh, crea una certa vertigine no? un tempo che è anteriore al passato e allo stesso tempo si definisce come prossimo prossimo in quanto vicino ma prossimo anche in italiano è quello che verrà e quello che dovrà avvenire e ne parlavo con mio figlio che si incuriosisce lui ne rideva di questa parola e diceva ancora non l'ha studiato uh, prossimo come un trapassato che sprofonda nel passato ed è prossimo questa io credo deve essere la nostra forza, dobbiamo smetterla di vederla come un limite. Io vengo da una famiglia, mio padre è storico dell'architettura e dell'arte, mia madre e il padre di mia madre, entrambi architetti conservatori della sovrintendenza, mio nonno sovrintendente in tempo di guerra e poi dopo. Eh, non ho mai vissuto questa relazione come qualcosa di antagonico, di contrapposto, non poter fare l'architettura per questo? Ma al contrario, ho sempre vissuta come una cosa naturale in cui vivevamo la storia a casa come il presente, C avevamo amici che ci venivano a trovare amici che trovavamo noi nelle opere che visitavamo. Questa prossimità, questo poter scegliere i compagni di viaggio in modo, in modo non, non per forza lineare: non, per forza, ecco, non un tempo hegeliano in cui noi siamo alla fine di una linea o in un punto specifico di una linea, ma questo tempo in cui. La linea si, si attorciglia su se stessa, recupera cose del passato. Io credo che in questo momento è una cosa fondamentale, fondamentale saper parlare di architettura contemporanea applicata a un tessuto già esistente è per motivi di sostenibilità, chiaramente, eh, ma anche proprio di necessità, per, le, per la scarsezza delle risorse. Per, per moltissimi, per moltissimi motivi è diventato un elemento fondamentale. Dappertutto, in tutta Europa, i concorsi di architettura sono ormai di stragrande maggioranza di intervento sul costruito. E noi italiani possiamo dire moltissimo, possiamo dire moltissimo proprio per la cultura che abbiamo. L'altra cosa importante che voglio dire è che io ho avuto un corso fondamentale che penso si dovrebbe istituire in tutte le facoltà insieme alla maggior eh, pratica della progettazione attraverso la costruzione e l'accompagnamento alla costruzione. Un altro corso dovrebbe essere quello di insegnare agli studenti ad affrontare gli incarichi. Un, un, una fonte di incarichi fondamentali è quella dei concorsi e nessuno all'università fa un corso di come si legge un bando di concorso. Io per caso, per caso sono, mi sono imbattuta al secondo anno in un corso di Valeria Pezza che ci fece fare niente proprio di meno che il concorso per il Reichstag di Berlino. Eh, una cosa complessissima, però avevamo l'opportunità per prima cosa di capire cos'era un bando, cos'era un capitolato tecnico di questo bando, qual era la parte amministrativa, saper sfogliare, saper capire anche... Come si, ci si innesta su una città straniera, perché il concorso internazionale è anche questo: saper leggere all'improvviso una città straniera. E questo mi è servito moltissimo. Mi è servito dopo la TAP Erasmus per ricucire i miei legami e anche per avere una, diciamo, una. Una chiave d'accesso in questo mondo spagnolo in cui si era fatto moltissimo e in cui cominciavano a scendere il lavoro. È il mio socio che ha 27 anni più di me ha lavorato tutta la sua carriera senza problemi facendo edifici pubblici a Barcellona. Quando io sono arrivata cominciava questa crisi e la, la, mia, la mia fortuna è stata che ho potuto proporgli concorsi internazionali e ad avere anche il coraggio di lanciarmi, di mettere su team internazionali. Uno dei risultati è questo concorso vinto per il Palazzo di Giustizia di Strasburgo, che è un edificio della fine del secolo eh, de, di, di fine Ottocento, eh, nella Neustadt, nella parte tedesca, dell'ampliamento tedesco, eh, e che guarda verso la parte della città storica, no? il contesto eh, con la cattedrale, la città medievale. Eh, si tratta di un edificio neoclassico, un tipico edificio neoclassico, con le tipologie eh, del monumentalismo ai fini Ottocento. Era molto importante, la Francia in questo è chiarissima, il Ministero della Giustizia francese diceva «Noi questo edificio assolutamente abbiamo deciso di non andare in deroga, cioè di non spostare il Palazzo di Giustizia, di riutilizzarlo, però abbiamo bisogno del 50% di superfici in più di quelle esistenti». Questo, evidentemente, come avete visto, la, 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 il recinto in cui si colloca questo edificio non dava possibilità diciamo, di estensioni annesse, connesse, bisognava estendere l'edificio stesso. Una delle possibilità che dava il concorso era di intervenire sulla facciata nord, questa che vedete qua, considerata in fondo meno rappresentativa di quella principale, sud, anche meno visibile, meno da un panorama generale della città e qua entra l'altra questione in cui credo che è molto importante l'ha detto prima elisa valero eh, mettere di fronte i giovani l'educazione e anche mettere di fronte l'architettura adesso sembra che le scelte di architettura si stiano sempre più eh, perdendo in questioni linguistiche in questioni diciamo di approccio di vario tipo come si si trattasse sempre di problemi di scuole di tendenza. No? Prima sentivamo parlare di parametrico o non parametrico. Io credo che la questione fondamentale dell'architettura adesso è essere necessaria. Noi do siamo, dobbiamo riconquistare la necessità del progetto. Eh, di fronte alla diffidenza, qualcun altro ne ha parlato, Massimiliano Fuxia, della diffidenza dei nostri clienti, noi dobbiamo riconquistarci questa credibilità il fatto che facciamo delle cose che sono indispensabili, necessarie e questo viene tanto dalla committenza quanto dalla nostra misura dell'intervento, il saper valutare in che modo misurare quello che dobbiamo fare. In questo caso evidentemente il cliente aveva deciso di intervenire qui e noi decidiamo che la, la misura, la dimensione di questo intervento non poteva intaccare il complesso dell'edificio ma doveva invece in qualche modo aggiungersi, innestarsi, e troviamo, e qua un poco ritorna quest'idea della storia, di questa idea della storia non continua, ma qualcosa che si riavvolge, in questo io mi sento particolarmente autrice: troviamo delle debolezze nella storia di questo progetto, nella storia originale di questo progetto, che ci inducono a capire che. Il grado di trasformabilità in fondo un po' ci autorizzano come se fossimo entrati in dialogo con questo architetto del passato e eh, lo avessimo preso con noi nell'equipe. Il primo progetto aveva una proporzione di, 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 di patio interno: non esce la freccetta, esatto, di corte interna che non prevedeva questi corpi che sono invece stati aggiunti successivamente. Evidentemente la proporzione era molto diversa. Qui vedete un'immagine di questa corte abbastanza sporca dal punto di vista compositivo e pensiamo che effettivamente era là che dovevamo intervenire, aggiungere un pezzo al centro dell'altro edificio, il nuovo nascosto dal vecchio, anche qua di nuovo la misura, lasciare ai cittadini all'esterno la vista di questo edificio e metterlo all'interno e poi sostituire una superfetazione degli anni 70 che sfigurava questo edificio. Questa scelta, e adesso la resumo rapidamente e dopo capirete perché ne sto parlando, questa scelta in qualche modo risolve tutto. Risolve da un lato il rapporto tra vecchio e nuovo. Il nuovo è all'interno, non si rivela subito, si rivela dopo. Dall'altro un problema funzionale. Il Palazzo di Giustizia, lo storico, non funzionava bene perché aveva le sale d'udienza disseminate ai quattro angoli dell'edificio. Eh, il, il Palazzo di Giustizia per poter funzionare devono dividere i flussi, eh, il flusso pubblico da quello di chi ci lavora: i magistrati, i segretari. Questo fatto di avere le sale di udienza ai quattro angoli faceva incrociare continuamente i flussi. Mettere un edificio nuovo in cui in più si concentra tutta la parte pubblica, tutte le sale di udienza risolve questo problema. E infine questo edificio nuovo. Uh, che è questo corpo che voi adesso vedete qui al centro in questo schizzo crea una nuova relazione al, una nuova, un nuovo spettacolo perché ricava un nuovo tipo di patio là dove c'erano prima delle sale d'udienza si demoliscono e crea un nuovo tipo di patio, una nuova sequenza spaziale a chi entra nell'edificio che va dall'esterno, dalla facciata principale alla salle de paperdue, un grande spazio di atrio a questo patrio, questa sequenza che adesso vi mostrerò in qualche modo è il nuovo volto della giustizia. Con questa proposta, il Ministero di Giustizia è riuscito a fare dei nuovi programmi che adesso sta impiantando sul nuovo senso, si è interrogato sul significato della giustizia contemporanea. Se, se deve essere così monumentale, imponente, o se invece deve in qualche modo diventare più trasparente, accessibile, democratica, intellegibile. Tutti questi aspetti. In qualche modo, il progetto è, è, è una sintesi. No? Raramente un progetto riesce a risolvere tutti gli aspetti, compreso quello costruttivo. L'edificio al centro dell'altro crea due cantieri: uno per la conservazione e uno di architettura contemporanea che culmina con una nuova copertura. Quinta facciata, unica facciata visibile nuova. E eh? qua vedete le sequenze. Dalla pianta potete capire potete capire questa differenziazione dei circuiti, il circuito, l'anello so esterno che serve tutti gli uffici, gli uffici per di più entrano perfettamente nella tipologia esistente e la parte centrale, le sale di udienza con un nuovo circuito indipendente, concentrico, parallelo. Questa, que, que, spiegare un progetto, io so che tra di noi non ha molto senso perché siamo tutti architetti, siamo tutti delle persone abituate a leggere i progetti, a parlarne, ma invece ha moltissimo senso per gli studenti. Gli studenti passano molto tempo, io credo, hanno molte difficoltà, soprattutto in Italia, a capire qual è il senso reale della progettazione. Vanno studiando discipline diverse, il restauro da una parte, la storia, il calcolo delle strutture. Però questo esercitarsi sul mettere insieme, sul collegare tutti questi elementi è un momento di sintesi molto, molto, diciamo, molto complesso e a cui si arriva con una certa maturità, almeno per gli italiani. Progetti come questo, ogni volta che lo spiego, eh, sembra che facciano svegliare una specie di eureca, di idea, di lampadina, di questa idea intesa come vedere intelligente, che capisce, perché effettivamente la progettazione, questo momento sintetico, riassume o mette insieme, elabora in modo sintetico tutti questi aspetti e ci rimette anche in connessione con questa necessità del sapere della storia, necessità di conoscere i nostri luoghi, necessità di interagire con essi in modo contemporaneo. Questa era un po' una, una metafora una, sì, di questo nuovo rapporto, no? la rovina, la demolizione, la trasparenza, i nuovi spazi, eh, questa apertura che riusciamo a dare attraverso questa operazione alla Salde Paperdue è un po' come gli oli che le sue persone piccole piccole dentro questi contesti monumentali vengono alleggerite, questo rapporto viene alleggerito. Eh, Dall'intervento del tempo, della rovina, che poi è anche l'intervento della natura che riconquista questi spazi. Eh, il rapporto quindi tra il, 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 il vecchio e il nuovo, adesso in queste immagini si vede anche in modo abbastanza semplice. È quello che prima dicevo del filo che si attorciglia, del saper convivere no? con la storia, di non, non vederla solo come, come qualcosa che ci, che ci impone dei, dei, dei limiti, che ci blocca, che ci impone delle regole, eh, i vincoli, i famosi vincoli, no? per cui l'architettura o, o l'architettura contemporanea non si può sviluppare, ma è semplicemente un compagno di viaggio. E qua questa immagine si vede esattamente quello che dicevo prima: no? poter fare conservazione da un lato e dall'altro architettura contemporanea, dove l'architettura contemporanea può avere un carattere di reversibilità, come in questo caso: no? intervenire in delle sale in cui si lascia tutto l'apparato decorativo, si permette di capire qual era l'insieme dello spazio preesistente, però si ricavano dei nuovi spazi, si ricavano dei nuovi usi. Questa è la facciata interna, eh, questa, questa capacità diciamo, del progetto di mettersi da parte rispetto all'immagine istituzionale, esterna, rispetto alla città del monumento esistente, di parlare il linguaggio nel momento del funzionamento, al suo interno un linguaggio contemporaneo, quello che Albini diceva, sapere ambientare il visitatore, sapere ambientare il visitatore... Uh, il fruitore, no? non solo l'opera, non solo il monumento, non solo, nel suo caso, erano le opere d'arte di Palazzo Bianco. Ecco, questo riuscire a ricavarsi gli spazi anche per il confronto, in questo caso, nella copertura contemporanea, è un confronto. Eh, di nuovo, mediato da qualcosa che era già nel progetto, no? Neckelman si dà una libertà sulle coperture in ferro e vetro e noi continuiamo questa libertà, sostituiamo la, la ricrescita degli anni 70 con un doppio livello albergato in queste coperture che un po' si rifà ai tetti della città e un po' dialoga con questa modernità, con questa libertà formale delle coperture eh, del progetto originale, pur mantenendo... E questi sono tutte, tutti elementi compositivi, pur mantenendo una certa distanza e abbassandosi, eh, si fa più alta, più imponente nella parte retrostante, nel confronto con la storia in qualche modo si, si, si abbassa. Vi faccio vedere le altre immagini. Io credo che sia importantissimo, questa è una cosa importante, non solo insegnare restauro, ma insegnare nei corsi di progettazione, fare molti corsi di progettazione del riuso dell'esistente, della trasformazione e interpretando il riuso non solo come patrimonio, non solo come architettura di alto valore storico-artistico, ma qualsiasi elemento del nostro paesaggio che sia antropizzato, che sia naturale. Dobbiamo entrare in quest'ottica di reinterpretare quello che abbiamo. E, in questo senso... Uh, lascio scorrere queste immagini. E in questo senso, credo che un altro progetto uh, che abbiamo fatto, è in qualche modo emblematico, di quello che io credo, come anche Lisa prima diceva, sia necessario: no? uh, porci il problema di, 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 di qual, è, appunto, qual è la misura giusta dei nostri interventi, ma soprattutto uh, qual è. Qual è la nuova interpretazione che possiamo dare dei nostri contesti? Io credo che questa è una delle cose fondamentali. No? C'è stata una rivoluzione nell'arte, quella importantissima, di Marcel Duchamp che ha, con il ready made ha preso degli oggetti comuni e li ha trasposti. Eh, ci sono stati altri importanti artisti, io per esempio faccio molto riferimento al lavoro di Luigi Ghirri, fotografo che ha avuto un periodo concettuale importantissimo. Eh, che è riuscito a reinventarsi il paesaggio italiano, è riuscito a dare una visione completamente nuova del paesaggio italiano sp semplicemente spostando il suo sguardo, no? definendo un'inquadratura, definendo le soglie, questi luoghi attraverso cui guardare di nuovo, vedere di nuovo. Io credo che noi architetti e i nostri giovani, soprattutto quelli di formazione delle scuole italiane, hanno un potenziale enorme in questo senso, proprio per il bagaglio culturale di cui parlavo prima, per imparare a riosservare, a riosservare il nostro mondo, quello che prima Elisa diceva ricerca, e provare a reinterpretarlo in modo inedito. Le tre stazioni della metropolitana di Barcellona nascono in un momento in cui ancora non c'era la crisi economica, quindi erano ancora architettura con tutti i fondi, con... Eh, i costi in cui era la costruzione in questo momento in Spagna, eh, ma per il nostro modo, la nostra cultura appunto, eh, molto, molto, eh, si sente molto con una grande responsabilità verso quello che è realmente necessario, verso quello che di cui realmente diciamo, il nostro contesto ha bisogno, nel momento in cui è entrata, il, le stazioni erano, il concorso si è fatto il concorso dell'architettura quando le stazioni erano, ehm, erano già realizzate, la parte ingegneria civile era già realizzata, quindi noi le abbiamo potuto esplorare, diciamo, abbiamo potuto entrare in queste cavità, in queste cavità costruite, eh, quando erano già fatte. Eh, la prima domanda è che significa fare una stazione metropolitana come architetto quando è già fatta la parte ingegneria, quindi la tipologia dello spazio è già definita: è fare interni, è un interno. E in che modo la gli architetti hanno affrontato tradizionalmente il tema del sottosuolo della metropolitana? Cercando di addomesticarlo, no? facendo di questo interno un interno il più possibile domestico che si allontanasse dal panico dello scendere sottoterra o del, dall'angustia dello scendere sottoterra. Fa, fare abitabile significava in qualche modo anche illudere che fosse un mondo più o meno normale, con molta luce, con rivestimenti. E noi invece abbiamo pensato che probabilmente era il momento di svelare questo mondo per quello che è, un mondo infrastrutturale, un mondo urbano, quindi fatto di strade, di piazze e un mondo ipogeo, cioè non illuderci che perché lo rivestiamo è come se stessimo a casa, eh, cercare di in qualche modo esaltare, mettere in evidenza quello che è la potenza del lavoro di ingegneria, quello che è lo sforzo immane del lavoro di ingegneria. E con questo non rinunciare all'espressività di questi spazi, ma semplicemente fare un passo indietro rispetto alla necessità di sovrapporre, costruire, aggiungere. Eh, io questo credo che sia molto importante. Siamo in un momento in cui non è tanto importante costruire del nuovo, aggiungere, dobbiamo riguardare quello che abbiamo, riscoprirlo, valorizzarlo e reinventarlo. Eh, svelare vuol dire dare una nuova vita e soprattutto dare una nuova immagine dei nuovi spazi. Eh, questi luoghi in cui la, le famose compressioni e dilatazioni dello spazio, che, che, che fanno tanto parte del nostro linguaggio, anche compositivo, erano già presenti. Allora perché cercare di attutirle? Eh, L'espressività del cemento fatto per non essere faccia vista e che per di più eh, si confrontava con le difficoltà, infiltrazioni, eh, falde freatiche, creava un paesaggio, un paesaggio sotterraneo, ipogeo, che già aveva i caratteri minerali di questa stratificazione, anche se simultanea, di una storia, no? che è la storia di questo cantiere, di questo cantiere di ingegneria. Abbiamo lascio, deciso di lasciare Soprattutto la qualità di questi spazi, ma anche di elementi provvisori come per esempio i puntali. Ecco perché, anche se è una cosa provvisoria, perché essere letterali e doverlo smontare, ci sono cose del presente che ci sembra che sporcano, ma che invece magari possiamo trasformarle e rileggere come qualcosa che ci aiuta a comprendere. Ci aiuta a comprendere un processo, ma anche ci aiuta a comprendere un'altra volta di che dimensioni è fatto questo spazio, no? i puntali, la misura. In questo progetto non abbiamo rinunciato a fare gli architetti, abbiamo dovuto sistemare tutti gli impianti, mettere le pavimentazioni, mettere eh, i pannelli acustici, chiudere il, il, la via del treno, i binari del treno e l'abbiamo fatto, fatto come architetti e come architetti di spazi pubblici. Eh, gli impianti sono accessibili quindi la manutenzione è risolta al massimo l'impiego di materiali di rivestimento è assolutamente risparmiato eh, e dall'altra parte abbiamo svelato un nuovo mondo un mondo che finora nelle metropolitane ancora non si era esplorato bisogna andare nelle catacombe per vedere, eh, a Napoli le catacombe di San Gennaro per vedere degli spazi costruiti poggei e lasciati eh, nel, nella loro dimensione di scavo Allora come dicevo, no, le relazioni con il presente, questo trovarsi amici, questa è un'opera che potrebbe sembrare un, una forma anche questa di rovina, di archeologia del presente, ci sono molti artisti che lavorano adesso su questi temi, uno per esempio è Schiffer anche dal punto di vista materiale, però io credo che la relazione più importante è quella che ho detto prima, è il salto che ha fatto Duchamp, ci sono molte cose. Che già abbiamo quasi tutto fatto, l'unico che dobbiamo fare è rileggerlo. E allora, in questo senso, il nostro trapassato prossimo, questo passato anteriore a quello che abbiamo avuto, ha un altro modo di essere nominato, che è il più che perfetto. E dobbiamo imparare a risentirci in un mondo più che perfetto, soprattutto noi italiani, che abbiamo questa ricchezza, smettere di viverlo come come un antagonismo, perché nel resto del mondo non hanno questa, quest, que, questo terreno così fertile su cui operare. Se, quando dicevo saper vedere, no? Queste strutture a crocetta, che evidentemente l'ingegnere quando ha pensato le ha pensate perfette, poi pensava me le rivestiranno perché c'è questo antagonismo sempre tra ingegneria e architettura, tra arte, l'artista che si deve sovrapporre all'architetto, eh, il fatto di vederle, di ammirarle come se fossero qualcosa di, un, di una grande architettura del passato, le fa, eh, questa foto di Adria Goula le avvicina alle carceri di piranesi. Non c'è bisogno sempre di pensare che dobbiamo fare qualcosa di più. Se riusciamo a, semplicemente a vedere, a far vedere gli altri qualcosa di quello che abbiamo, siamo, siamo necessari, siamo, siamo quello di cui la società ha bisogno per affrontare questo presente. Vi ringrazio. Qualcuno si ha promesso un dibattito, un po' di spazio di tempo c'è e io accolgo subito le... Poi mi scrivo anch'io ma dopo. Vieni, si accomodi. E... Sono un accademico, non faccio parte de, degli architetti eccellenti di Vesariana Ves Memoria. Sono un architetto e ho insegnato 45 anni nella facoltà d'architettura. Allora, io intanto sono molto contento di aver partecipato. Ieri purtroppo non sono potuto venire per un semplice fatto che stavo in un cantiere dove c'avevo un problema di capriate che si stavano sfaldando con attacco di termiti e fare questo lavoro praticamente con gli abitanti dentro l'edificio. E quindi mi dispiace molto di non aver sentito quello che è successo perché oggi è stato veramente molto interessante. Tra l'altro sono stato particolarmente colpito dal... Eh, 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 non mi ricordo neanche come si chiama, adesso va bene, Elisa mi pare, per quel suo sorriso e quel suo eh, diciamo, atteggiamento positivo nei confronti della nostra disciplina. Ma io voglio fare semplicemente due o tre osservazioni che derivano dalla mia esperienza. Eh, dunque, la cosa che mi è piaciuta molto è stata la prima fase di Schumacher nella sua prima slide. Il 95% dei professori di architettura non hanno mai praticato architettura. Io ho avuto a che fare con gli ultimi dieci anni della mia carriera universitaria con due direttori di dipartimento che hanno fatto la loro carriera non uscendo mai da quella scuola, continuamente praticamente facendo tutta una carriera senza avere nessuna esperienza di una costruzione di una cuccia da cani. Ovviamente io ho combattuto come un pazzo perché gli andavo contro in tutte le maniere perché vedevo sorgere corsi di paesaggistica, non so di che cosa, come se il paesaggio, c'è cioè un progettista che fa i paesaggi. Non me lo ricordo, non l'ho mai visto. E purtroppo questa lotta è stata impari. Io ho provato anche a chiamare delle, degli eccellenti professori, quando ho dovuto dirigere un corso di laurea, degli eccellenti professori tipo Umberto Riva, Canali, adesso non mi ricordo più i nomi, per cercare di, come dire, di aggiungere una nuova linfa a quella che per me era un eh, insegnamento pietrificato. Ormai fermo, e che tra l'altro, se io avessi una, come dire, una bacchetta magica, direi che quel 95% dei professori dovrebbero cambiare cattedra, cioè dovrebbero essere professori di idee e teorie sul progetto, punto, e lasciare ad altri il compimento di quella parte completa che è poi la realizzazione di questo progetto. Qualcuno ha detto: nessuno sa fare un esecutivo. Vabbè, ma chi glielo insegna? Scusate. L'esecutivo si può insegnare, ammesso che sia la parte più importante del progetto, si può insegnare semplicemente avendo fatto un progetto. Ora io quello che sono veramente colpito e tra l'altro mi dà un enorme fastidio questa cosa, vorrei dire addirittura a livello di, come dire, di Frank Lloyd Wright che diceva, che diceva tutto sommato che non mi preoccupa tanto il futuro quanto mi preoccupa il presente. È qua il problema. È la situazione attuale. Allora bisognerebbe avere il coraggio, non lo so come, attraverso quale struttura, con quale modalità, con quale sistema, rifondare una scuola ex novo. Io non lo so se lo può fare l'Accademia di San Luca o lo può fare qualche altra struttura, perché in effetti io per quanto mi riguarda ritengo che sono stato formato da professori che erano architetti. Massimiliano diceva l'80%. Io direi il 60% di quei professori, 65, 67,3 periodico. Ecco. Comunque, mano a mano, io ho visto sfuggire dall'università, mano a mano che andava avanti, tutto quello che competeva la completezza di un progetto tra l'idea e la realizzazione. La realizzazione spariva lentamente, spariva lentamente, spariva lentamente finché poi siamo arrivati a un punto in cui praticamente... Si esercitano delle idee e per non parlare poi del distacco totale, non solo dalla società, ma dalla politica, da coloro che ci amministrano perché, proprio, saltano a piedi pari le idee degli architetti, arrivano soltanto ad ottenere determinate situazioni. Guardate le periferie romane, guardate dovunque, voglio sapere dove stanno gli architetti, non esistono. A questo punto. Il problema secondo me è quello di una rifondazione, ma soltanto che io qua vedo tutta gente della mia età che ha superato i 21 anni e quindi vedo molto difficile la rifondazione di una facoltà, ma secondo me è l'unico sistema per poter risolvere qualche cosa, perché oggi come oggi i ragazzi escono fuori. Io ho vissuto di concorsi, ho realizzato opere di concorsi dal Ministero della Difesa, Banca Centrale d'Albania e altre cose, ne ho fatte molte di cose derivate solo ed esclusivamente da concorsi. Non ho mai avuto un cliente che mi sia venuto a cercare. Allora, il problema è questo. E tra l'altro, vi ripeto, porto la mia testimonianza Ogni volta che avevo la fortuna tra dieci concorsi di vincerne uno, il mio corso di progettazione si rifaceva da capo quel concorso che io avevo già fatto, perché io sapevo tutto di quel concorso, come si imposta un concorso, come si arriva alla realizzazione di un'idea e come si fa l'esecutivo. E tra l'altro ho scoperto una volta in un libro che Carlo Scarpa faceva fare la stessa cosa, cioè nel senso che lui faceva un lavoro e dopodiché faceva fare quel lavoro dopo anni che l'aveva realizzato ai suoi studenti comunque io mi auguro e spero che voi che siete una struttura così importante eccetera troverete il sistema non so come attraverso chi per veramente riproporre una nuova scuola e io auguro che questo possa essere fatto da gente valida, voi siete tutte persone eccellenti e quindi penso che ciò si possa fare, grazie Già non vedo, non vedo mani? Mi posso permettere di fare... Ecco, no, c'è una mano, prego. Venga, venga. Eh, eh, Marco Pedreschi si chiamava questo architetto che è intervenuto, che si è qualificato ma non ha detto il nome. Io invece non so il suo... Marco. Marco. Marco, Mazzarini. Prego. Buongiorno a tutti mi sono permesso di intervenire uno un po' spinto da ciò che ha detto Massimiliano che i giovani devono avere un po' di arroganza quindi magari più che arroganza ho pensato che essendo che sono uno studente attualmente della magistrale di architettura di Roma 3 pensavo che poteva essere interessante sia per voi eh, che per me magari sentire il mio punto di vista da studente e è stato, veramente, dire che è stato veramente un piacere, un onore ascoltare le vostre esperienze. Perché mh, io, da studente, ecco, <ride> penso che anche voi avete vissuto momenti di difficoltà in cui vi siete trovati in un punto in cui dovevate capire veramente cosa volevate nella vita. Come ha detto Massimiliano, eh, voleva fare il pittore, poi <ride> le sue idee sono molto cambiate quindi è stato illuminante per me essere presente qui oggi e quello che voglio dire è che sì credo che comunque ci debba essere un cambiamento dal punto di vista didattico della struttura dell'università uh, dell perché ecco io ho un'età di 25 anni dove ecco, sì, sono laureato alla triennale ora sto studiando la magistrale che non so se finirò devo dire la verità perché non sono molto uh, portato per questo fine. Uh, però sì l'esperienza lavorativa a, a, dal mio punto di vista nonostante mi sia impegnato perché ho collaborato con diversi studi uh, è un po' mancata ci sono tanti studenti come, uh, che puntano a tanto perché uh, ora l'università sia sì, a numero chiuso però molti riescono a accedervi però non tutti hanno la possibilità di avere, non so, dei parenti o comunque qualcuno stretto che è nel campo dell'architettura come me, no, non ho mai avuto nessuno, quindi a me è mancata questa esperienza di lavoro diretto, stare in cantiere o cose del genere, anche se ho, sono stato dentro alcuni studi. E cito sempre Massimiliano perché ecco, ha fatto un discorso che, eh, con cui condivido molto il pensiero. Eh, ci sono negli altri paesi ecco, uh, persone che già a 22 anni uh, sono già laureati, ne ho conosciuti vari, uh, persone eccezionali, che è, hanno avuto così la possibilità già di, diciamo, di addentrarsi e di avere altri tipi di esperimenti. Quindi sì, penso che cioè, quello che voglio dire è più una, uh, una conferma del fatto che bisognerebbe avere... Un, uh, nonostante si elogia molto uh, lo studio italiano uh, credo che ci voglia un cambiamento un cambiamento per dare la possibilità a tutti quanti che non hanno l'opportunità di, uh, di vedere toccare con mano uh, la realtà che è quella architettonica, poi presente o futuro che sia tutto qua Doriana Mandrelli, che, ecco, perfetto. Ecco. Sì, buongiorno. Ehm, io di sì. è, è, è la co-firma con, con Massimiliano Fux quindi abbiamo una co-invitata. Ecco, diciamo che si è ripresa all'ultimo momento. No, volevo dirvi che la, la cosa che più mi ha colpito di tutti gli interventi è che tutti hanno parlato in prima persona e soprattutto della loro formazione, del loro passato, ehm, che del futuro quasi nessuno. Si parla un po', ma comunque soprattutto del passato, delle esperienze personali. Tu addirittura hai parlato del modo di progettare, che c'è cioè sempre un'idea riconoscibile, quasi sempre, cioè c'è... Cioè, bene o male fai i gruppi, non farli e che, però c'è un'idea sola che si riconosce sempre e poi gli altri possono più o meno intervenire e mh, abbellire un po' il progetto, per quello che mi riguarda a volte lo peggiorano gli altri, però non, non importa, però eh, io credo che sia importante anche l'intervento degli altri. E, mh, ma si sente? io? No, non si sente. E poi si è parlato anche del ritardo dell'Italia ad arrivare a lavorare e anche questo che cosa, che cosa comporta, a parte che la figura emblematica direi, di, questo, di questa figura che arriva tardi a lavorare non è soltanto italiana, ma appunto fa parte di quel passato che arriva quasi a una, diciamo, un secolo fa, perché a una novantina di anni fa. L'esempio più classico potrebbe essere Frangheri. Che ha cominciato a lavorare a 60 anni fino ai 60. Ha fatto micro progetti molto interessanti, molto più interessanti secondo me di quelli che ha cominciato poi a fare quando è diventato famoso. E, e comunque, ecco, c'è questa, questa riconoscibilità dell'architetto. Che poi, nella migliore delle ipotesi, porta a un Frangheri o insomma ce ne stanno altri esempi. Allora, secondo me, la, la, la cosa. La cosa non so, che rappresenta meglio questo momento e, questo, e questa discussione, questo dibattito di oggi, è questo, forse un po' questa, questo momento di reazione che c'è in tutta Europa. Perché poi alla fine c'è ecco, solo una figura che emerge e che si rifà alla propria esperienza, gli studenti che arrivano a studio. Di questo non ne ha parlato quasi nessuno, gli studenti che arrivano. Ma non sono quasi mai arroganti, tutt'al più sono maleducati. Ma mh, sanno, fare, sanno fare poco, però bisognerebbe lasciargli fare di più perché così intanto si selezionano subito immediatamente. Tu prendi uno studente, arriva, gli fai fare. Fai quello che sai fare e vediamo. Invece no, poi c'è prima la selezione, il colloquio, le cose che poi li butti in mezzo a un gruppo e li rimangono. Se non ci fai attenzione rimangono anche per anni e tu non sai neppure chi sono più da stagista diventa architetto e poi diventa capoprogetto e poi le cose vanno male. Però ci sono altri, altri sistemi. Non, vorrei, non, non sto dicendo perché neanche se tu mi chiedi un progetto che fanno questi, questi architetti, questi gruppi enormi, non te lo saprei neanche dire perché sono, sono simili, però, però ci sono. Non vogliamo fare l'esempio di Big o di Mad, tu non dirmi che sai chi sono questi signori che fanno i progetti, sono tantissimi, sono tutti giovani e sono tutti liberi, poi vediamo cosa faranno, però nel frattempo lavorano, lavorano tanto, non si perdono sicuramente d'animo, sono coraggiosi, girano, cioè io sfido chiunque, cioè devi andare a fare... Un concorso, una cosa che ne so, nell'ultimo paese in Cina e delle, molte delle persone che stanno qui ci penserebbero dieci volte prima di andare. ecco E, e invece, invece no, bisogna. ecco, La cosa sulla quale sono d'accordo è quella di non avere paura, di sfidare le cose, di cercare lavoro e poi di farlo, però di avere anche questa libertà di poterlo fare. E qui sarebbe importante avere questa libertà negli studi in cui si va a fare stage, a cercare di imparare questo mestiere. Io vi invito poi poi mi prendo la parola io, no? non voglio concludere. Sono Alberto Sdegno io. Allora sono Alberto Sdegno, insegno disegno a Udine, ho insegnato anche lo Juav e un po' per il Friuli, diciamo. E volevo uh, porre l'attenzione su, su due aspetti fondamentalmente, mm, molto interessante veramente questo eh, convegno. E mi veniva in mente un altro convegno a Yale che c'è stato qualche anno fa, eh, si intitolava anche quello in maniera abbastanza provocatoria: uh, Is Drawing Dead, eh, quindi un altro problema che si pone. Il disegno morto, quindi un altro problema di, di alto livello che si pone. Il problema è che eh, le, le due questioni, secondo me, ehm, di un certo interesse sono da un lato l'autorealità. Mi interesserebbe poi parlare con uh, Schumacher eh, di questo: del problema che il, la parametrizzazione mette un po' in crisi il sistema del riconoscimento eh, del, del progetto e qui mi mi leggo anche al, a quanto ha detto eh, Massimiliano Fuxas sul tema del, del, di, di, diciamo del, dell'algoritmizzazione del, della procedura progettuale. Questa è una cosa che aveva posto ancora eh, Jean Nouvel e Baudrillard in una bellissima eh, conferenza, che avevano, eh, una, una, un colloquio a due, in cui avevano posto, post, posto anche questi problemi. Secondo, il secondo aspetto, secondo me, è, è, da, da, su cui bisogna riflettere è, è, è il problema della, della carta in più, della marcia in più che hanno gli studenti italiani all'estero. Perché hanno questa marcia in più, come è emerso anche un po' da tutti gli interventi? Eh, io sono coordinatore del dottorato e mi sono posto questo problema nel momento stesso in cui mi hanno chiesto di occuparmi di questa questione. Una delle cose che, mh, su cui ho riflettuto con alcuni colleghi è il problema dell'astrazione. L'Università Italiana mh, dà molto peso all'astrazione più che alla concretezza. Del progetto, sì è, è vero, mancano, eh, mancano diciamo, gli aspetti eh, costruttivi, no? come si realizzano le opere, però c'è un altissimo livello sul piano della stazione. Questo è anche forse una delle chiavi di vantaggio che abbiamo, eh, e forse anche per la capacità di gestire in maniera diversa, appunto meno più teorica, diciamo più mh, da lontano, più che mh, toccando direttamente i problemi eh, specifici. Ecco, su questo allora bisogna capire fino a che punto vogliamo perdere questo nostro chiave in più a favore di una, eh, un legame più diretto con il professionismo oppure vogliamo salvaguardarlo. Di solito uno studente laureato nostro Equivale a uno studente di PhD all'estero, spesso, perché proprio ha questa acquisizione maggiore, questa capacità di sintesi che all'estero, appunto, non hanno. Scusate, mi ero iscritto, quindi, no. seguitano ad essere aperte le iscrizioni, non, non cerco affatto di concludere, né voglio concludere nulla. Volevo soltanto fare alcune osservazioni. La prima, contraddicendo un po' quello che ha detto qualcuno, mi è sembrato molto interessante quello che è uscito, nella sua ricchezza, anche delineando dal loro punto di vista strategie per il futuro. Per esempio, tanto per partire da qui, è emersa chiaramente che c'è una dimensione ambientale e una dimensione sul, sull'esistente che è molto importante, è uscita pure ieri. I portoghesi lo dicevano, eccetera. Quindi. Siamo abbastanza tranquilli che lì è vero, in un paese come il nostro e nelle, diciamo, nella porzione di mondo come la nostra è il problema è evidentissimo, ma in realtà è evidente dovunque, è evidente in Africa. Evidente. Eh, semmai si potrebbe fare qui una, una distinzione che forse non abbiamo fatto noi fin dall'inizio in questo convegno e che meriterebbe d'essere essere fatta. Che però riguarda una questione di equilibrio complessiva che è innata nella formazione delle facoltà di architettura, in quella famosa formazione del 19, quando decisero che ci si laureava con la casetta in piazza Nicosia e non col grande monumento. Questo era l'obiettivo, formare, una cosa che ritorniamo con Cuaroni, che diceva facciamo l'architettura media, formare un architetto... Che sta a un certo livello su temi ragionevoli, un, un architetto di servizio alla società, non so come dirlo. Che però omette una cosa che interessa a tutti, prima a tutti voi, inuti, Che noi pensiamo all'architettura come un'arte, anche, quindi come una cosa a ben oltre questo livello, una cosa che, e che vale in tutto quello che ho visto. Perché Elisa Valero ci ha fatto vedere con grande garbo la sua poverissima casa che è un capolavoro di surrealismo, è inutile, e quella operazione lì è arte, è anche responsabilità civile, è tutto ma è anche una cosa che racconta molto con poco, e questo raccontare molto con poco è un requisito fondamentale della poesia, non so come dire. E noi stiamo... è decente insegnare poesia, per così dire, nelle facoltà di architettura, o ci siamo costretti, o comunque lo facciamo male, o comunque facciamo casino su questo. Io è uno dei temi che ho sempre considerato come cruciale e irrisolto. Però io lo so benissimo: è Franco Burini pensa all'architettura come arte, io magari non ci riesco, ma la penso come arte, Elisa Valero la pensa come arte, tutte le signore che hanno parlato la pensano come arte, Massimiliano Fuxa pure. È inutile che dice palla, no, è pura professione. Vabbè, poi, poi rispondo. Il che pone pure un'interessante questione a proposito della certa affermazione futura delle, diciamo, di tutte quelle strumentazioni legate al parametrico, al mondo parametrico. E così, eh, l'abbiamo visto in realtà da, da, da anni, eh, che ne so, nell'80 c'era Giovanni Lusso che con un computer amiga e con un, 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 una, un algoritmino scritto in basic, in basic stupidissimo faceva alberini e tutti diversi di una stessa famiglia, stampati con una stampante aghe in bianco e nero, una schifezza, però una fascinosa possibilità di, come dire, di, di mettere dei, degli elementi. Eh, come dire, dei germi generativi di una forma che producevano forme come la natura, tutte diverse ma tutte, tutte sorelle. Cambiava in poi parametri invece di essere spinosi, diventavano tutti alberi di un'altra famiglia. Ora questo è diventato applicato al eccetera, prefigura come si può dire una possibilità di risultati, eh, in... non ne si raggiunge affatto, una possibilità di risultati esteticamente coerenti, una sorta di come si può dire, di concinnitas formale, di qualità formale garantita dall'elaboratore, dall che però secondo me di nuovo distinguerà fra una produzione decente, funzionale, efficace e una produzione poeticamente significativa. E che lì io ci vedo una difficoltà a farlo fare al computer, almeno spero. Perlomeno. Ultima questione invece che posto Massimiliano, che è un altro tema che... Non è stato minimamente accennato in tutto questo convegno sulla didattica. È questo. La didattica delle facoltà di architettura si imposta sostanzialmente su una visione più o meno severa, più o meno benevola, o in generale però paterna. L'allievo eh, è un figlio e le facoltà o le strutture o quel che sia, o anche gli studi sono. I loro genitori che gli danno ordinata, non ordinata, in modo affettuoso, in modo severo. In modo... Ma in realtà, la mia personale esperienza è che quella di Massimiliano Pucco se l'ha detto, era di conflitto altro che di paternità. Noi ci siamo formati litigando con i professori e io mi sono sempre chiesto: scusa, fammi, io mi sono sempre chiesto, ma non è che per caso è proprio la conflittualità il luogo in cui si genera come dire invenzione didattica non lo so è una questione che mi ha sempre eh, in, intrigato fortemente cioè io credo che non si possa essere troppo però è una mia opinione personale come al solito la lascio come dubbio lo lascio come eh, troppo paterni eh, penso che bisogna essere severi perché siamo noi stessi che ci raccontiamo lì per come pensiamo che debba essere fatta la cosa ma dobbiamo accettare la contraddizione Prego, però, c'è cioè, Franco. Franco, hai chiesto? Non ho sentito la parola. Eh no. Se ci sono... Ecco, prego. Buongiorno a tutti. Scusate l'emozione perché non, non immaginavo di intervenire. Ringrazio il professor D'Amato per l'invito perché io sono un suo studente della facoltà di architettura di Bari, laureato nella prima sessione di laurea, quindi porto un esempio, penso, importante della nostra facoltà di architettura di Bari. Noi ci siamo laureati e abbiamo avuto una grande fortuna, perché nella, cioè ci siamo laureati allora e in quel periodo storico siamo stati fortunati perché i nostri docenti erano per lo più grandi maestri dell'architettura italiana. Io penso che il dramma dell'università è stato il dopo maestro, no? dopo quando i maestri hanno lasciato il posto a quegli intermedi tra la mia generazione e la loro generazione, che diciamo, più che maestri erano come dire, eh, arrampicatori della docenza universitaria, questo passaggio dall'essere assistenti a tentare di diventare professori associati e eh, successivamente ordinari, eh, in cui ehm, per carità è giusto che il docente universitario deve avere, eh, perdonatemi, io sono il presidente dell'Ordine degli Architetti di Bari, quindi in qualche modo eh, tento di difendere la, te la categoria delle libere professioni. Quindi è giusto che i docenti universitari debbano fare l'esperienza, no? devono lavorare sul campo, altrimenti come fanno a trasferire la, le nozioni teoriche a quelle della pratica. Però mentre i maestri come il professor Fuchsas e gli altri... Perfetto, l'architetto Massimiliano, come giustamente e quindi ha detto i ragazzi, il ragazzo lì, lo studente, lo stavo criticando. Però va bene, Massimiliano, se Massimiliano vuole essere chiamato Massimiliano che ben venga, ma solo nel momento in cui è Massimiliano a volerlo, perché ci devono essere anche queste differenze tra il professore, il docente e l'architetto, perché sono diversi ruoli che uh, si affrontano nella vita. Ma quando Massimiliano uh, fa un progetto di architettura... Non fa solo il progetto della casa di 07, no? partecipa a concorsi di progettazione, ciò che accadeva nei maestri di un tempo. Oggi, ahimè, il problema delle docenze attuali, e parlo di me, della mia esperienza professionale, è il tentativo di avere una docenza, oh, perdonatemi, un lavoro diretto, un incarico diretto dalla pubblica amministrazione. Allora questa cosa non va bene perché è chiaro che un docente per il fatto stesso che ha questo ruolo no, quasi al vertice della piramide gioca facile, che con la consulenza fa quel che vuole, per un libero professionista invece deve fare un concorso, deve fare una gara, deve fare un'attività ben differente, quindi il mio obiettivo è quello di contrastare quanto più possibile o il docente fa la gara come la fa il libero professionista o mi dispiace per lui sarà solo un teorico. Ma non penso sia solo questo il problema, quindi il problema, torno indietro, non è il rapporto tra la contraddizione libero professionista docente, ma effettivamente quando io andavo all'università vedevo in questi maestri un insegnamento importante, poi cercavamo anche di capire all'epoca no, internet era a, a, ai primi passi di capire quello che avevano fatto e cercare di emularli in qualche modo perché li vedevi come i tuoi maestri, ma nel momento in cui non ti rappresenta più come maestro, sì sarà docente, però alla fine nella sua vita non ha realizzato nulla, non ha, non ha partecipato nemmeno a un concorso di progettazione, questa cosa non ti lascia nulla. Cosa ti può dare uno che... Che magari no, si può pure far chiamare Paolo, ma di fatto è Paolo davvero quanto te, non ha fatto nulla. Quindi chiamare Massimiliano, Massimiliano Fuxas, per carità mi fa figo, però so che dietro Massimiliano c'è uh, un qualcosa di straordinariamente più grande di me. Quindi per carità sono felice, va bene, c'è Doriana che ho avuto il piacere di avere al mio fianco, nel senso di posto al sedere, a sedere. Quindi è questo che manca oggi nella facoltà di architettura e è, è stato ancora più imbarazzante negli giorni scorsi, in quanto io in qualità di stakeholder sono stato invitato per testimoniare il falso, testimoniare che la facoltà, che le università hanno rapporti con l'esterno in maniera costruttiva, cioè che con gli ordini fanno dei lavori insieme, hanno dei rapporti consolidati o che con la città o con lance, lance e quant'altro hanno delle attività in corso. Falso, zero totale, perché l'università, il Politecnico è arroccato su se stesso, se la canta e se la suona, ma senza dare davvero nulla a noi futuri, a noi ex giovani, futuri professionisti. Quando noi ci siamo messi lì, eh, non mi ricordo chi diceva la Fioretti, dico bene, Fioretti? No? che al primo anno si insegna a disegnare righe e squadre, ci sta, è importante, noi l'abbiamo fatto e grazie a quello sappiamo prendere le proporzioni anche con un palmo di mano, ma poi l'università deve arrivare e come dire, lasciare andare gli studenti, licenziare gli studenti. Con tutti gli strumenti della tecnologia di oggi. Perché è impensabile vedere, saluto il professor cordeschi che ho tanto stimato al primo anno. Eh, come dire, l'università deve licenziare poi gli studenti con tutte le tecnologie utili per la professione, che non è più righe e squadro, ma saper disegnare col BIM, saper usare il Revit. Da noi vengono in studio ragazzini. Che non sanno usare AutoCAD, e questa è una cosa catastrofica. Poi voglio vedere come si fanno a disegnare le nuvole di Massimiliano, no? Con le righe squadre è complicatissimo. Quindi io questo chiedo alla, alle facoltà, alle scuole di architettura, cioè di dare una mano. Con, la, con il Dipartimento di Architettura di Bari, ora stiamo cercando di fare questa sperimentazione, cioè arrivare all'esame di Stato. Facendo un corso teorico, un corso pratico presso gli studi professionali, ma non deve essere l'ordine degli architetti a tirarti dentro, devi essere tu. Quando ha detto la Fioretti, no, in Germania si insegna solo dopo che si è raggiunto un livello oh, professionale importante, questo è per carità è straordinario, però. Capiamo come, come fare, molto probabilmente è l'università che apre le porte al mondo delle professioni, ma oggi qui non è così. Il mondo delle professioni sono una categoria, i docenti universitari è un'altra e se possono non parlarsi meglio ancora. Quindi devono per legge non coincidere, a meno che non partecipano a concorsi di architettura. Grazie. Grazie a te. Prego. No. Ah, poi c'è un'altra persona. Scusi, eh. Scusi. Intanto approfitto dalla platea perché vorrei invitare tutti i relatori di oggi a Bari per le giornate di architettura che noi teniamo, quindi poi magari ci scambiamo... Buonasera, sono Laura Andreini, archeassociata e professore associato di progettazione architettonica a Firenze. E, sì, e forse una piccola, mi sembrava doveroso fare una piccola, un piccolo contributo. Eh, innanzitutto, sì, proprio come detto adesso, sulla separazione tra professione e docenza, che forse... È una cosa molto pesante nel mondo nostro, di anche forse di responsabilità, perché andare a insegnare non avendo, eh, non progettando e non c'è cioè una grande responsabilità verso lo studente e verso la formazione che tu eh, puoi dare. Come avere la responsabilità di un medico di un chirurgo che si appresta a fare un intervento senza mai o insegnato un intervento senza mai averlo effettuato e quindi provocando gravi danni e questo siccome noi abbiamo una responsabilità verso la società e verso perché l'architettura ha un aspetto sociale importante eh, dobbiamo in qualche modo compensare questa mancanza io devo dire in facoltà avuto un grande maestro è aurelio cortesi eh, che negli ultimi anni ho, eh, della facoltà ho frequentato, che eh, ci ha avvicinato molto al, dalla teoria alla pratica e quindi ci ha permesso di eh, arrivare a conoscere quello che sono tutte le sfecciature del mondo dell'architettura, che non è, son, non è solo idea, non è solo teoria, ma necessità di una parte applicativa importante che... Necessita ulteriori conoscenze, quindi il mondo dell'architettura è estremamente complesso, è estremamente difficile. Ci sono continuamente strumenti tecnologie innovative che, ogni giorno, eh, sono, diciamo, sono, nel momento in cui impari un programma, è già superato, è già nuovo. E quindi è necessità, nella contemporaneità, essere aggiornato. Ma quel che conta è avere la consapevolezza e ti appresti a dare ad un, un ragazzo, a un docente, a uno studente degli insegnamenti quando tu non, non li hai mai praticati, non li hai mai effettuati e quindi questo diventa molto di grande responsabilità. Un'altra cosa è che... Eh, è vero che anche che chiaramente gli studenti, io mi ricordo quando iniziato, noi abbiamo con l'Archea Associata iniziato, abbiamo aperto lo studio due anni prima della nostra laurea, che ci laureassimo, e quindi abbiamo iniziato a fare piccoli lavoretti ancorché eh, fossimo architetti. Questo ci ha permesso forse di a, a fare pratica e quindi in maniera completamente autogestita, abbiamo eh, accostato la parte teorica di studio, di, di, eh, di ricerca, la parte pratica eh, con grande fatica anche, perché effettivamente eh, nei momenti in cui io mi sono posta anche a fare delle esperienze quando ero studente in degli studi, ero estremamente incapace di fare alcunché. E oggi, eh, devo dire, anche gli studenti oggi arrivano in, da noi in studio che non sono preparati, però sta molto anche nella differenza personale dello studente. Spesso anche chi non ha la capacità, ma la voglia e la curiosità e la disponibilità a mettersi in gioco riesce anche oggi, e, e quindi molto sta anche nella soggettività del, della persona. Però tutto, un altro punto è quello dei, dei professori. Oggi eh, ci sono tanti professori che non fanno assolutamente attività professionale, però questo è dovuto anche, eh, ahimè, se noi guardiamo le liste di chi ha eh, la, chi supera diciamo, i concorsi e ottiene la, la possibilità di insegnare, eh, sono spesso persone che non hanno assolutamente un curriculum progettuale di eh, realizzazione dei progetti e spesso io che con grande difficoltà e fatica sono arrivata ad avere, avere questa cattedra di questo ruolo di professore associato e ho l'idoneità anche di professore ordinario che probabilmente non avrò mai la cattedra ma io eh, per vari motivi Penso che molti dei professori che oggi hanno l'idoneità non hanno assolutamente progettato alcunché e quindi questo, e devo dire che io nei miei curriculum e nelle mie presentazioni ho cercato sempre di togliere tutta quella che è la parte professionale e lasciando solo la parte teorica. Questo perché sappiamo benissimo che è uno sbarramento e tanti nostri... Eh, amici anche professionisti che hanno anche delle capacità teoriche e sono persone molto preparate sono totalmente fuori dalla facoltà e sono fuori da questi concorsi e quindi questo è secondo me un, un punto importante su cui eh, discutere, su cui riflettere. Grazie. Salve, eh, io sono un do... allora, sì. eh, mi chiamo Alessandra Ciaccioferra, io sono un dottore di ricerca, mi sono dottorata con la persona qui alla sinistra. Io volevo diciamo, riflettere molto brevemente, sinteticamente, su una questione che mi risultava essere insomma un po' emergente, un po' in sordina, come se vi fosse una crasi tra l'aspetto teorico e l'aspetto pratico, è come se eh, l'università italiana fosse in questo senso responsabile di questa divisione. A tal proposito io non posso dare dei giudizi in termini generali, posso raccontare la mia esperienza. Io vengo dall'Università Palermitana, ho studiato eh, partendo disegnando a mano, ho poi dopo per necessità eh, imparato da sola a utilizzare i programmi che ci, eh, erano necessari per aggiornarci. Non ho mai sentito la necessità di voler avere un corso tecnico che mi insegnasse a disegnare in un certo modo, a utilizzare un certo programma, a utilizzare una certa cosa, perché ero cresciuta con la libertà di pensiero che mi permetteva di dire, bene, devo utilizzare questa cosa perché oggi è importante imparare questa cosa. La imparavo. Cioè, o sento la necessità che quel professore è più bravo, o comunque credo che mi possa dare un certo tipo di formazione che per me è interessante. Bene, lo sceglievo. Cioè, in fondo, ieri credo che il professor Torricelli credo si riferisse anche a questa questione dell'autodidattismo. Cioè, intendo dire è vero che c'è una responsabilità. Non voglio ora per forza fare l'avvocato del diavolo, cioè una responsabilità da parte di. Una docenza di un'istituzione essa saper fornire la maggior parte delle conoscenze di preparare e insegnare un mestiere, però c'è anche dall'altra parte un, un soggetto, un insieme di soggetti che non sono degli ebeti, cioè sono delle persone capaci di sapere scegliere e di sapersi collocare in maniera critica all'interno di. Eh, uno scenario formativo all'interno di una facoltà, quella mia, che non era una facoltà straordinaria, era una facoltà che aveva delle particolari problematiche. Per quanto riguarda la crasi tra teoria e pratica, ma io in verità eh, ho studiato tutta la mia vita caratteri tipologici e morfologici, mi ha insegnato tantissimo e anche nella professione che svolgo attualmente mi sembra una materia fondamentale. Contemporaneamente studiavo anche topografia. Mi ha insegnato tantissimo pure quella, materia ad esempio che non esiste più. Ho studiato con un professore che, di cui sono stata assistente, il professore Cuccia, che mi ha aiutato, mi insegnava dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, a disegnare scala 1 a 50, scala 1 a 20, pezzi dell'architettura straordinaria di grandissimi maestri e contemporaneamente mi faceva leggere, comporre l'architettura di Franco Purini, mi faceva leggere l'architettura della città, mi faceva leggere il territorio dell'architettura. Io questa differenza tra la pratica e la teoria non l'ho mai vissuta, cioè non c'è mai stata. Il primo giorno sono entrata in cantiere, ho fatto delle cose. Ero pure contenta, anzi ero quasi convinta che mi avesse insegnato le cose giuste. Quindi, in questo spezzo, una lancia a favore di questa crisi formativa. Buona, buona, buona. Eh, la signora viene da, in realtà da un ambiente sofisticatissimo e no, quindi, inutile, è inutile che c'è altro che se c'è la crisi formativa. Eh, basta parlare con il prego, Franco, vieni. E però mettiti al microfono. No, volevo ricordare qui in quest'Aula uno, l'inventore italiano dell'architettura parametrica, il del grande Luigi Moretti, accademio di Sarrucca, premio Presidente della Lecce. è stato uno dei primi architetti al mondo, 50 anni fa a por il problema dell'architettura parametrica come sfondo ideale di una diciamo, riformulazione del progetto architettonico alla fine cioè un momento in cui la cultura del movimento moderno sta risolvendo. In la ragione è verissima. volevo, volevo pronunciare. Hai perfettamente ragione, mi dispiace che me lo Signori, io, eh, vi, se non ci sono altri interventi, vi, non concludo. Mi sembra, l'unica conclusione che posso trarre sono stato molto interessato. Le, gli, Stimoli sono stati moltissimi, tantissimi, ehm, su tutto, nonostante ovviamente che ognuno ha risposto come voleva, ma il, diciamo, il quesito posto oggi è pieno di ricchezza, il, le risposte a quesiti posti a me sono piene di ricchezza e di occasioni per riflettere, compresa quest'ultima, perché anche qui bisogna dire, cioè eh, l'Italia è... È un, la nostra storia è ricca, molto ricca, anche di esperimenti assolutamente originali cioè, il personaggio si è messo a studiare in termini, lasciamo perdere strumentali, il computer non sapeva so sa neanche che era però i principi parametrici e tutta la geometria che ne deriva e ha fatto l'esperimentazione, c'erano cioè qui esposti a San Luca i modelli impressionanti, anticipazioni di cose che sono diventate di moda 40 anni dopo anticipazioni eh, e devo dire questo diciamo, è il vero patrimonio secondo me di non di San Luca ma nel caso anche specificamente di Roma e della cultura architettonica italiana che da questo punto di vista ha moltissimo a dire, aveva moltissimo a dire forse, però la storia gli è rimasta. Io vi direi che facciamo una pausa, si ricomincia secondo programma nell'ultima sessione e vi ringrazio tutti. Prego.